Pensi perché dà questa possibilità? Infatti siamo anche partiti con una campagna molto importante per quello che riguarda i condomini, sì, con la proposta di effettuare la sanificazione della cabina ascensore, certo. Con un prezzo molto interessante che è pari a 180 euro, che però garantisce la sanificazione della cabina per un anno, che vuol dire che chiunque tocca sì, la pulsantiera anziché le pareti, le porte e quant'altro, le persone che lo usano possono stare tranquille. Ah, ma questa quindi è ottima, veramente. È un prezzo proprio fatto ad hoc per cercare di dare il nostro contributo a quella che è la necessità sociale in questo momento. Permettimi di dire che dovrebbe essere una prassi abituale, che diventerà abituale un po' dappertutto con la sanificazione degli ambienti, eh? Chiaro, certo, sì, e poi soprattutto dove c'è forte persone, sì, quantità di persone che devono stare all'interno, quindi sto pensando alle palestre, esatto, in questo momento la campagna prevalente è fatta proprio verso quelle attività che hanno la necessità di accogliere numerose persone e che devono garantire un'igiene adeguata, anche perché è proprio una questione mentale, dove sì, la preoccupazione, avendo conosciuto questa situazione straordinaria, dobbiamo essere in grado di gestirla mentalmente. Certo, e dobbiamo anche sentire, raggiungere un certo grado di tranquillità, nel senso che se noi entriamo in un ambiente che ci viene dichiarato sanificato, siamo decisamente più tranquilli rispetto a un luogo che non sappiamo se è stato trattato e quindi siamo potenzialmente a rischio di contrarre il virus. Cioè, è anche una garanzia, io penso a tutte le imprese commerciali, i negozi, insomma, quando un cliente entra, sentirsi protetto perché l'ambiente è assolutamente sanificato attirerà sicuramente di più la clientela ad affidarsi con più facilità a quell'esercizio commerciale piuttosto che a un altro, credo, io almeno senza dubbio, e infatti se vogliamo dare una spinta anche a quella che è la ripresa economica dobbiamo partire da qua, dalla fiducia, perché se poi manca la fiducia nel momento in cui dobbiamo andare in alcuni locali, esatto, e non abbiamo la tranquillità, ma penso anche banalmente al cinema, chi si è seduto prima sulla poltrona, chi ciò vicino, esatto, tutta una serie di questioni creano comunque un rallentamento a quella che è la ripresa economica di tante attività, mentre invece quindi rimane più avvantaggiato, diciamo, lo so che, scusami la voce, ma rimane più avvantaggiato chi fa il trattamento. Chi fa il trattamento ha una garanzia, che certo, è quella lì di avere i materiali che sono trattati, e in questo ci sono veramente tutti, compresi i tessuti, perché il nostro trattamento dura, è resistente anche ai lavaggi. Sì, parte da un minimo di Gianluca di quanto tempo? Un anno, beh, io direi che come trattamento direi che è più che valido, perché ci assicura almeno un anno di tranquillità, e poi c'è la manutenzione, c'è il rinnovo, eccetera eccetera. C'è il rinnovo, esatto, non ha bisogno di manutenzione, ha semplicemente bisogno poi di essere dicevo rinnovato. La manutenzione annuale, nel senso che ogni anno si rifà, certo, e uno è tranquillo, insomma. Sì, esatto. È un po' come rinnovare gli estintori, che sono obbligatori nelle aziende, esatto. È un po' come tutte queste cose, no? C'è anche, si è aggiunto anche questa, penso anche nelle fabbriche, nelle mense, negli spogliatoi, dove ci sono tantissimi operai, tantissime persone che si spogliano, si cambiano per andare a lavorare o si lavano addirittura. Tutto quello che fa parte della nostra vita normale, abituale, nella realtà dei fatti, quindi prima lo davamo per scontato, quindi c'era una bassa attenzione, certo, nonostante il livello igienico nei paesi perlomeno occidentali è sicuramente alto, in virtù di situazioni come questa chiaramente impariamo che c'è necessità di difenderci un po' di più di quello che era la nostra normale abitudine. Allora Gianluca, diamo le coordinate ai nostri amici ascoltatori su come fare per poter chiedere informazioni e soprattutto prenotare un trattamento. Allora, sicuramente tramite Facebook, cercando Sanificare, troverete la nostra pagina e quindi la possibilità di prenotarsi. Sì. È possibile farlo anche mandando una mail al sottoscritto all'indirizzo bulzomi
chiocciolasanificaretorino.it. Tutto attaccato, Sanificare Torino? Tutto attaccato. Perfetto. Oppure chiamando il 335-49-2261. Perfetto, grazie. O in radio. Oppure in radio. Qualora per qualcuno fosse più. Siamo a completa disposizione comodo. Anche noi per agevolare questa iniziativa che dovrà diventare una sana abitudine. Ecco. Esatto, perfetto. Oh. Grazie a Gianluca Bulzomi di Sanificare. Grazie a te, noi ci sentiamo la prossima settimana. Sarà fatto, un abbraccio a tutti, virtuale, e un saluto. Grazie, ciao. Gianluca, a presto. Ciao, ciao, ciao. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Dream on Fly Radio. Dentro questo presepio che non viene cambiato, che non viene smontato, ma senza le bambini che lassù piano lì se lo pompano in pancia un bel sangue così. Buonanotte all'Italia che si fa o si muore o si passa la notte a volerla comprare. Come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile. Come se gli angeli stessero un po' a dire di no, che sono tutte paure. Buonanotte all'Italia che c'ha il suo bel da fare. Tutti i libri di storia ora fanno dormire. Sdraiata sul mondo con un cielo privato fra San Pietro e Madonna, fra progresso e peccato, fra domani che arriva, ma che sembra in apnea. E disegni di ieri che non vanno più via, di carezza in carezza, di certezza in stupore. Tutta questa bellezza senza navigatore. Come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile. Come se gli angeli stessero un po' a dire di no, che son tutte favole. Buonanotte all'Italia con gli sfregi nel cuore e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere e la guarda distratto come fosse una moglie, come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie una stella fa luce senza troppi perché ti costringe a vedere tutto quello che c'è. Buonanotte all'Italia che si fa o si muore o si passa la notte a volersela fare.
Cari amici di Dai Sogni ai Fatti con la Patti, eccoci puntuali sulle frequenze di Radio Dream on Fly con un altro pomeriggio da trascorrere piacevolmente insieme. Quando ho ideato questo programma l'ho fatto con la volontà di parlare di arte, di musica, di spettacolo, di sogni, ma soprattutto di umanità. Ed è per questo che soprattutto in questi ultimi appuntamenti settimanali ho preferito dare spazio a tutte quelle realtà che oggi più che mai hanno bisogno di maggiore umanità. In apertura abbiamo potuto ascoltare una versione riadattata di Buonanotte all'Italia del grande Ligabue. Lo scorso 2 aprile, infatti, sulle note di questa cover è stata lanciata l'iniziativa sociale che vede coinvolti 14 artisti nella realizzazione di un video. Oggi ho il piacere di ospitare un musicista che ha curato la produzione e la direzione artistica di questo progetto, che mira ad aiutare la terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, città che è stata duramente colpita dal contagio coronavirus. Sto parlando di Luca Balduzzi. Ciao Luca, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patti, grazie per questa bella chiacchierata, sto molto bene, grazie. Vuoi parlarci di questa bellissima iniziativa che avete presentato qualche giorno fa e chi sono nello specifico gli artisti che hanno preso parte a questo progetto? È un'iniziativa che è nata da me e Gabriele Ciambrone, perché io, essendo in bergamasco d'origine, e lui avendo una casa, diciamo, vicino a quella del mio paese, appunto, di provenienza, ci sentiamo abbastanza, cioè molto vicini a tutta la zona della Bergamasca colpita, in particolare proprio la Valseviana, che è stata la zona di maggior contagio della Bergamasca, è proprio il luogo, la valle dove noi abbiamo tutti i nostri affetti, e quindi ci siamo sentiti un po', diciamo, in dovere, una sorta di tributo, di voler aiutare, anche non potendoci muovere da casa, queste zone, e soprattutto il Papa Giovanni di Bergamo, perché l'ospedale di Bergamo, perché effettivamente ci sono arrivate notizie non buone, di emergenza anche da operatori sanitari che ci lavorano, e quindi ci siamo sentiti proprio col cuore in mano di dire: facciamo sta cosa, vediamo di organizzare un po' di gente, vediamo se riusciamo, che canzone troviamo, quanti possono partecipare, chi secondo noi è quello, le persone più adatte per fare questa cosa. E devo dire che nella nostra ricerca siamo riusciti a proporre e a trovare delle persone che hanno abbracciato con entusiasmo e voglia di far sentire il loro calore, anche se appunto siamo tutti lontani e nessuno in questo periodo ha potuto avere a che fare direttamente, se non telefonicamente, con gli altri. Ed è stata una bella sfida. Abbiamo scelto la canzone, l'abbiamo proposta, io ho curato un po' la base, ho registrato la base, mi sono confrontato ovviamente con Gabriele su come poteva essere, e sulla tonalità in cui farla, perché poi si vede dal video, ci sono voci femminili e voci maschili, e quindi non tutte sono perfettamente intonate, passiamo il termine, non intonate, ma nel loro range vocale, quindi è stato bello poi con i video che abbiamo ricevuto decidere
dove le voci che abbiamo ricevuto spiccassero meglio e fossero più, più presenti, più belle da ascoltare anche. Certo, cioè, beh, ma complimenti anche per questa, come dire così, per questa organizzazione proprio anche a distanza, perché insomma non è, il risultato è comunque un risultato ottimo, quello al di là della valenza poi sociale, ma anche proprio da un punto di vista così musicale, no? Siete stati bravi. Grazie. Anche in questo. Vogliamo citare appunto gli artisti che hanno preso parte all'iniziativa, oltre a Davide Civaschi, che è il chitarrista storico della band di Ennio Le Storie Tese, abbiamo Marco Valente. Esatto. Poi... Sì, abbiamo Marco Valente alle percussioni, esatto, c'è Elenia Smedile, Mara Bosisio come voci femminili principali, poi c'era anche Laura Berrez tra le donne, e poi abbiamo trovato Massimo Tornese, Daniele Piovani, Luciano Cotti. Stesso, Luciano Cotti come batterista, un buon supporto anche da parte sua, ottimo supporto anche da parte sua, io, Gabriele Sambrone, chi ho dimenticato? Stefano Chiodini, Laura Laberrez, mi pare sì, esatto, sì. Laura Laberrez. E penso che ci siano tutti. Luigi Di Mino e Stefano Chiodini come sassofonisti, che hanno colorato, diciamo, nelle parti finali dopo la solo di Cesareo. Ah, e Robby Margherita. Ringraziamo infinitamente. E Robby Margherita, non ultimo, sì, ovviamente. Sarebbe, certo, poi certo. Lui è sempre. Certo, approfitto, approfitto per mandare un saluto dalla Patti a tutti gli artisti che hanno preso parte a questo progetto, che ho appoggiato fin da subito. Come dico spesso, dove c'è musica e solidarietà, io sono sempre in prima linea. Le risorse raccolte saranno destinate a CESVI Onlus, vero Luca? Fondazione 100% CESVI Onlus, esatto. È una fondazione presente in Africa, in Asia, in America Latina, con progetti sempre innovativi. Come vi siete avvicinati a questa realtà? Beh, la conosciamo perché io anch'io conosco persone che ci lavorano e so come lavorano, che lavorano bene, perché li conosco personalmente, alcune persone, e quindi anche con Gabriele ci siamo confrontati un po', ma ci chiediamo, vediamo chi c'è, e effettivamente il CESVI ci è sembrata una di quelle più sensibili, attive, e non senza ovviamente togliere nulla togliere agli altri, ci mancherebbe, però conoscendola di persona, personalmente, appunto, ci siamo affidati a loro e hanno accettato benissimo, di buon grado, la nostra iniziativa. È molto importante. Li ringraziamo molto, infatti. Certo, ci uniamo a questo coro di ringraziamenti. È molto importante quindi contribuire, Luca, per tutti coloro che vogliono partecipare attivamente al progetto. Come possono contribuire? Vogliamo ricordare? Allora, per contribuire all'iniziativa c'è una pagina Facebook dedicata, raggiungibile anche dalla descrizione del video in questione, che trovate su YouTube, e tramite questi due link, se uno o l'altro, si può raggiungere appunto questa iniziativa. Le donazioni sono anche anonime, volendo, quindi è appunto a dire assoluta quantità, cifra libera, cioè da un euro anche, quindi certo. non è importante il quanto, è importante invece secondo noi aderire, perché le stime che si sono fatte negli ultimi giorni, negli ultimi periodi, sono molto a ribasso, perché noi conosciamo direttamente persone della zona e che non hanno potuto fare il tampone e i sintomi sono effettivamente quelli da Covid-19. Questo quindi ci fa dedurre che non avendo potuto fare il tampone le stime siano molto a ribasso, perché i tamponi non sono disponibili per tutti, non ce ne sono abbastanza e quindi non a tutti purtroppo viene fatta questa cosa, e quindi le stime sono veramente minime,
molto basse. Adesso non vi sto a parlare di cifre, però comunque sono, i casi di contagio sono molto più alti, purtroppo, e quindi contribuire a questa causa anche in minima parte può aiutare veramente e fare la differenza, perché pensiamo tutti di esserne immuni, questa è la cosa che ci fa riflettere. Pensiamo tutti di essere immuni, mentre basta veramente, veramente poco, anche senza volerlo, noi possiamo uscire di casa, incontrare qualcuno, fare due chiacchiere e o passare un virus o prenderlo. E questa cosa non ci può far restare indifferenti, perché tutti siamo responsabili di quello che facciamo, e quindi possiamo anche essere soggetti a contagio. Certo. Questa è importantissima, questa cosa. Come artisti, ma soprattutto come uomini e donne, quanto è importante continuare a donare qualcosa di bello anche in una situazione di isolamento vissuto come tutti? È fondamentale, al di là che sia una donazione economica o piuttosto che artistica, che sia un contributo anche solo, io vedo nel nostro piccolo, la cosa fondamentale è anche, basta un sorriso, un messaggio, un video, una chiamata vocale, un messaggio vocale, ragazzi, vi sto facendo la pizza e vi sto pensando, cioè già qualcosa, perché fa sentire il calore delle persone, è già qualcosa. Poi ovviamente se si dona anche solo un euro per le persone che sono soggette a questo contagio e devono stare magari in terapia intensiva, questo ovviamente è tutto oro colato, anche perché tramite CESVI le donazioni vanno direttamente al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in questo caso sì, vanno proprio direttamente tutte loro. A parte la raccolta fondi, Luca, per rafforzare la terapia intensiva, qual è il messaggio che voi volete far passare in questo momento? Il messaggio è che dobbiamo fare il nostro lavoro di stare a casa, quindi cercare di uscire il minimo indispensabile, però in tutto questo non dobbiamo lasciarci andare, e quindi dobbiamo mantenere alto il morale, non solo per noi ma anche per le persone che ci vedono da fuori o ci stanno vicino o che ci ascoltano, ci sentono. Questo è molto importante, quindi un sorriso, una risata, un qualcosa di divertente, secondo me funziona sempre, portare sempre del buon umore, cercare, questo è il messaggio che vogliamo dare, cerchiamo di stare in forze e di mantenere un atteggiamento positivo, perché sicuramente questo ci può aiutare in ogni situazione, al di là di questa in particolare, ma comunque in generale sempre. In questo caso a maggior ragione, perché magari chi è un po' più giù di morale perché ha parenti in terapia intensiva o comunque gente che conosce contagiata, un po' di buon umore, un po' di conforto, sicuramente un sorriso aiutano sempre, sempre. Questa esperienza umana, senza precedenti direi, cosa ha lasciato a Luca? Ha lasciato una grande speranza di potercela fare, una grande voglia di mettersi in gioco per fare qualcosa di bello per gli altri, ma non da solo, ovviamente anche io so vero che noi da soli possiamo fare la differenza, ma questa esperienza di questo video mi ha lasciato proprio che se possiamo unire le forze raggiungiamo comunque anche solo un minimo risultato, lo possiamo raggiungere. È proprio vero che l'unione fa la forza, perché in 15-20 persone ovviamente ci si dà forza uno con l'altro, e quindi riusciamo a
a ottenere il meglio da qualunque situazione, e quindi anche in sentire il calore degli altri anche da lontano, senza poterli vedere o comunque incontrare, è già una grande cosa. E chi, dico sempre che i grandi risultati si possono ottenere quando si uniscono le forze. Questo è un programma che lascia spazio al mondo dei sogni, dai sogni ai fatti con la Patti. Qual è il suo sogno più sognato? Il mio sogno più sognato è quello di appunto vedere che magari passato questo periodo ricominciamo a pensare alla nostra vita un po' più da di unione. È vero che è strano magari sentirselo dire, perché siamo costretti a rimanere isolati in questo momento, ma appunto quando noi potremo uscire, potremo ricominciare a frequentarci, a rivederci, ad abbracciarci, io mi auguro veramente, sogno veramente che ci possiamo unire ancora di più e creare qualcosa di bello, importante, ma tutti insieme. Quello che mi piacerebbe vedere è proprio un'unione, una voglia di fare le cose insieme, di poter crescere insieme, di stare insieme per il piacere di stare insieme, oltre che di condividere magari aspetti della propria vita privata, professionale. Ovviamente ci vorrà tempo in questo periodo, e sicuramente avremo voglia di unirci in feste piuttosto che cene, di abbracciarci tutti quanti quando usciremo, e questo magari io sono sicuro che accadrà nell'immediato, ma spero che questa voglia di rimettere in gioco collaborazioni, e quindi di collaborare con gli altri, di unirsi un po' in un po' di progetti, ci sia anche dopo, che continui, che resti, non solo nell'entusiasmo iniziale, perché appunto l'unione fa la forza, quindi dobbiamo cercare di essere sempre uniti al di là di questo periodo così difficile. Sì, difficile, esatto. Questo mi auguro. Ce lo auguriamo tutti, così di riscoprire un po' quell'umanità, no? Proprio questo, sì. Che esatto. In questo momento ci manca tanto, ecco, perché poi alla fine la distanza così ci fa provare anche delle emozioni non troppo belle. Esatto, esatto. Purtroppo il nostro tempo a disposizione, Luca, è terminato. Ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, per aver voluto condividere questo progetto, per averci illustrato nei dettagli Buonanotte all'Italia. Torna a trovarci quando vuoi, e la Patti si congeda dandovi appuntamento alla prossima settimana, esortandovi ad avere coraggio e a resistere. Tutto questo finirà presto, ce lo auguriamo, e saremo più forti di prima. Non abbandonate mai i vostri sogni. Ciao Luca. Ciao Patti, grazie di cuore davvero. Spero a prestissimo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Radio Dream on Fly è per imprenditori e professionisti che non hanno la testa tra le nuvole, ma che fanno volare la loro impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Yo lo sé.
Play su Radio Dream Offline. Thank you.
Muoversi in Piemonte. Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domattina, per lavori, sulla A21 Torino-Piacenza sarà chiuso lo svincolo in uscita di Alessandria Est per i veicoli in direzione Torino. Infine ci occupiamo della provincia di Novara per anticiparvi che domani, per lavori, la statale 229 del Lago d'Orta sarà chiusa in corrispondenza del comune di Borgomanero in fascia oraria 8-17. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Clima molto freddo su tutta l'Italia in questo inizio di settimana, ma anche precipitazioni piuttosto scarse e localizzate solo sulle estreme regioni meridionali. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno su tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, dove avremo una nuvolosità irregolare, ma in genere non foriera di fenomeni rilevanti. Al sud avremo una maggiore instabilità, seppur lieve, con qualche rovescio che potrebbe interessare soprattutto la dorsale appenninica, nevoso fino in pianura. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, qualche precipitazione potrebbe ancora tardarsi al sud, specie la Sicilia, la settentrionale e la Calabria ionica, risultando nevosa ancora fino al piano o comunque a bassissima quota. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghezzi. Novità, con voi c'è Andrea T, spazio dedicato alla musica nuova, e quest'oggi parliamo di Elena Faggi, attrice, ballerina, talentuosa di Forlì, giovanissima, che quest'anno ha partecipato all'Aria Sanremo, e quindi proprio la sua canzone, che sarà una delle nuove proposte a Sanremo 2021, andiamo a ascoltare. Il titolo è Che ne so, Elena Faggi, disco novità. Togli il fiato, questo cielo innamorato, ma il tramonto dura troppo poco. Mi illudo mentre te ne prendi gioco. Fu così, tanto mi diverto, sai quanto mi diverto. Confondimi, correggimi, ma trovo un buon pretesto. Thank you.
Emilio. Radio Dreamfly. Fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Mariele Vitale, bentrovati, sono Mariele Vitale e siete su Radio Dream on Fly. Oggi incontriamo uno dei tanti professionisti che spesso ci vengono a trovare e che conoscete benissimo per le sue molteplici attività, ma quella di cui vorremmo parlare insieme a voi questa mattina e vorremmo farvi conoscere meglio è un'attività che si è creata nel momento in cui se ne è verificata la necessità. Intanto saluto Gianluca Bulzomi, che ho raggiunto telefonicamente. Buongiorno, ben trovato. Ciao Mariella, buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi. Allora, stavo appunto dicendo che è cambiato molto nella nostra vita. Abbiamo scoperto che esistono delle materie, degli organismi che nuociono alla nostra salute, non solo i batteri ma soprattutto i virus. E proprio In quest'ottica è nata da circa 2 mesi oramai una società che si occupa proprio della sanificazione degli ambienti e degli oggetti, insomma di tutto quello che Noi tocchiamo. Sì, è vero, lo abbiamo fatto non perché mancassero le possibilità, perché di aziende ce ne sono tante, ma proprio perché sempre con lo spirito di voler dare una mano e un contributo abbiamo notato che c'erano molte defezioni, molte questioni ancora irrisolte, lo sono tuttora, soprattutto in primis per difendere noi stessi, quindi nel momento in cui lo facciamo per noi, abbiamo detto perché non informarsi e formarci anche per gli altri. Certo. E infatti abbiamo preso e trovato nel mercato una serie di prodotti innovativi che sono in grado di risolvere una buona parte di quelle che sono le problematiche a seconda della propria azienda. Ecco, questo anche credo che sia il valore aggiunto, no? Nel senso che hanno delle caratteristiche. La maggior parte alla fine arrivano con un unico prodotto pensando che sia la panacea di tutti i mali, ma chiaramente non si può pensare che una libreria, anziché un'azienda, anziché che un'attività commerciale possa essere messa in sicurezza con un semplice prodotto, qualunque esso sia. Sì. Quindi questo è il primo punto fondamentale su cui noi battiamo. Ci vogliono non ci vuole un prodotto, ci vuole un processo, quindi un sistema che metta in sicurezza l'ambiente e che soprattutto, e lo vediamo tutti i giorni, sia in grado di ristabilire la curva della fiducia nei propri collaboratori e nei propri clienti. Certo, ma Gianluca, quanto è importante lavorare in serenità, cioè quella sensazione di tranquillità che ti permette di, insomma, fare il tuo lavoro? Beh, è fondamentale, perché se l'imprenditore, l'artigiano non ha la tranquillità di poter riprendere il suo lavoro dovendo inseguire anche i clienti nell'ambito della riapertura, questo diventa un problema e non riesce a concentrarsi su quelle che sono le cose principali. Ma ciò che deriva da questi mesi, da questa comunicazione, anche mi permetto di dire fatta male, perché ha creato comunque un panico smisurato nelle persone, è assolutamente da riprendere. Certo. E quindi è un lavoro in più che l'attività commerciale o l'imprenditore devono fare. Quindi è nata Sanificare, questa società che ha messo a punto tutto un protocollo per sanificare al meglio tutto quello che ci circonda praticamente, perché credo che niente sia escluso. Esatto, con una serie di sistemi che sono tutti certificati e che hanno la prerogativa di intanto mettere in sicurezza il locale, quindi riportare il punto zero, ma poi di riuscire ad attuare delle procedure che siano in parte anche automatizzate o comunque persistenti, per dare una certa continuità a quello che è il punto della sanificazione, che ormai è fondamentale. Se mi è permesso proprio un esempio pratico, lunedì che è riaperto il mercato di Porta Palazzo, ho assistito a una scena che ha fatto capire che questa cosa esiste, perché a fronte di 2 banchi affiancati di frutta e verdura, uno aveva una mascherina malconcia e senza guanti, quello a fianco
aveva addirittura la maschera, quella da chirurgo, quella visiera, il risultato era che il banco con la visiera aveva 6 persone in fila, l'altro non aveva nessuno. Certo, questo denota il fatto che le persone in questo momento hanno bisogno di ritrovare fiducia e tranquillità, e quindi non è sufficiente dire ho fatto una spruzzata di una qualunque cosa per risolvere questo problema. La particolarità del trattamento Sanificare è che è persistente, nel senso che non è che si usa per, non lo so, detergere o pulire, disinfettare, sanificare una superficie, ma lo rimane per molto tempo. Sì, questa è una ricerca tecnologica che abbiamo portato avanti, e praticamente questo prodotto è una reazione fotocatalitica, per cui una volta dato sulle superfici, qualunque superficie, l'importante è che sia a contatto con la luce, quindi luce naturale o luce artificiale, questa particella, questa molecola è in grado di rimanere attiva anche per 3 mesi, 6 mesi, sì, sulla superficie, e facendo sì che nel momento in cui qualche sostanza microbica possa essere messa a contatto con la superficie involontariamente, perché noi non certo possiamo sapere se siamo portatori di un qualche cosa, certo, viene disgregata. Questo ovviamente inserito in un procedimento di pulizia quotidiana e quant'altro aumenta in maniera esponenziale quella che è la capacità di tutela e di riduzione di quello che può essere il momento che stiamo, le difficoltà del momento che stiamo vivendo. Perdonami, è fondamentale. Gianluca, una curiosità mia personale: nel momento in cui io sanifico con Sanificare, c'è la sostanza che distrugge le molecole dei virus, dei batteri, eccetera, eccetera, delle buffe, di quant'altro, nel momento in cui io vado a fare la pulizia ordinaria degli ambienti, non viene via? No, non viene via, perché la particella è una nanotecnologia ed è infinitamente piccola, basti pensare che è la metà di quella che è la grandezza di un virus tradizionale. Questo comporta il fatto che rimanga incastonata nel materiale stesso e venga via solo per abrasione, per quello dura così tanto tempo, perché è chiaro che la pulizia che uno va a fare a lungo andare abrade e consuma qualunque superficie, ma il tempo necessario per fare questa cosa qua è molto prolungata. Non è una sostanza che viene lasciata solo in maniera superficiale, ma si inserisce in maniera importante in quella che è la struttura molecolare della superficie. Quindi c'è anche un'ottimizzazione dei costi. Certo, c'è anche un'ottimizzazione dei costi, ma ripeto, soprattutto la possibilità di poter applicare un bollino all'ingresso delle proprie stanze, all'ingresso della propria attività, facendo percepire che è stato fatto un qualcosa di importante per accogliere quello che è il nostro cliente. Quindi, traendo un attimo le conclusioni, qualunque ambiente può essere sanificato, non c'è nessuna esclusione, quindi anche abitacoli di veicoli, aerei, ambulanze, per dire. In questo momento da qualche settimana abbiamo fatto una convenzione con la compagnia dei taxi di Torino, cui stiamo facendo la sanificazione interna degli abitacoli dei taxi, proprio perché loro, se uno ci pensa, c'è molta scambio di persone, uno che entra e uno che esce, quindi non possiamo sapere effettivamente quali possono essere problematiche. Questo è un aiuto ulteriore. Quindi è necessario sanificare ogni volta che un passeggero Noi glielo consigliamo comunque, perché tendenzialmente è sempre un qualcosa in più, ma è questo, proprio questo, che va ad integrare quelli che sono i processi comunque consigliati per dare comunque maggiore tranquillità e maggiore sicurezza. Ma che meraviglia! E invece con gli indumenti? Beh, con gli indumenti questo prodotto è in grado di essere messo anche sugli indumenti e mantiene una persistenza anche al lavaggio. Da questo punto di vista, ovviamente, però bisogna anche mantenere sempre una sorta di lucidità. Noi consigliamo di utilizzarlo sulle parti che effettivamente possono essere contatto. E io tipo le suole delle scarpe, ad esempio. Ecco.
Potrebbe. Sì, vabbè, sì, la suola delle scarpe, anche se si abrade molto facilmente, quindi tendenzialmente è una parte che consigliamo meno, ma proprio per quello va fatta un'analisi di quella che è la tipologia dell'attività, perché chiaramente ad esempio nei nostri uffici noi abbiamo fatto tutte le scrivanie, le sedie, i computer, la sala riunioni, le porte, sì, e il servizio igienico, sì. Magari in un altro tipo di attività, come potrebbe essere, fammi dire, la pettinatrice, sì, ha senso fare le poltrone dell'attesa, ha senso fare dove si appoggia la testa, le poltroncine. Chiaramente ci sono poi delle parti che non sono a contatto con le persone, quindi dovendo comunque utilizzare i guanti sono già difese. Quindi bisogna andare a ragionare proprio anche nello spirito di non far spendere dei soldi in maniera eccessiva alle varie attività, ma essere mirati, puntuali e a posto. Ti faccio una domanda da veggente sensitivo paragnosta. Sì. Nel caso un'attività, e parlo di quelle che in questo momento non hanno ancora aperto, appunto la ristorazione, sto pensando alla ristorazione, sto parlando anche di estetiste, di parrucchieri, che non, in questo momento non possono lavorare. Nel caso in cui avessero già fatto il trattamento e applicato il protocollo Sanificare, sarebbero in grado già di lavorare in sicurezza? Assolutamente sì, bisogna fare attenzione su un concetto, che alcuni sistemi di sanificazione di cui ne facciamo uso anche noi, sì, sono assolutamente validi, ma il problema principale è che hanno una persistenza pari a zero. Ah. Ossia, nel momento in cui l'ho fatto, ha l'utilizzo che ha il gel delle mani, sì, nel momento che le sanifichiamo. Funziona fino a quando noi non tocchiamo nulla in giro, perché dopodiché non ha una persistenza. Noi, la nostra ricerca è proprio in questo ambito, quindi grazie a questo prodotto che viene dato a spruzzo, grazie anche a delle macchine che possono essere prese anche in comodato d'uso e che hanno la possibilità in automatico di fare delle sanificazioni a determinati orari o in maniera continuativa, sì, si ha la possibilità di avere un H24 di quella che è l'igienizzazione e la sanificazione. Fare semplicemente un trattamento di sanificazione tradizionale non ha persistenza, quindi nel momento in cui entrano 2, 3, 4 persone, sì, praticamente l'abitacolo o lo spazio, sì, dell'attività può essere contagiato. Ma voi in ogni perché non caso sai che cosa ne porti dietro, quindi certo, la differenza sostanziale è quella. Un altro ambito dove stiamo lavorando parecchio, ad esempio, sono i condomini, dove andiamo a fare le porte degli ascensori, la, sì, cabina dell'ascensore, la pulsantiera, la buca, sì, delle lettere, tutte quelle parti che possono essere oggetto di scambio, sì, e di tocco. Ah, allora, diciamo che però comunque questo tipo di informazione chiunque può ottenerle semplicemente contattandovi, nel senso che se qualcuno ha dei dubbi o comunque vuole saperne di più, basta semplicemente andare sul sito, o no? Mi pare che basta andare basta andare sul nostro sito, che è www.sanificaretorino.it, o scriverci una mail a info@sanificaretorino.it, oppure chiamando direttamente me o i nostri soci, in particolare il mio numero, che è il 335-49-2261. Allora, Sanificare è una nuova, diciamo, alternativa ai metodi magari un pochino meno persistenti, anzi, per rinnovare e soprattutto mantenere la salubrità e l'idoneità degli ambienti, soprattutto in ambiente lavorativo, ma anche in abitazioni private è possibile farlo, giusto? Certo, assolutamente sì. Ci sono una serie di prodotti, in particolare 4-5, che noi abbiamo distillato tra tutto quello che la tecnologia attuale può proporre, per dare ad ogni tipologia di necessità una risposta efficiente ed efficace. Chissà se magari questo prodotto fosse stato conosciuto un po' prima, o fosse venuto fuori un po' prima, non avremmo magari avuto il problema delle sovrainfezioni batteriche nelle camere operatorie, perché tu sai che il problema delle resistenze delle batteriche nelle sale operatorie è grandissimo in tutto il mondo. Probabilmente con una sanificazione di questo genere forse si potrebbe ridurre. Sì, no, ma guarda, in realtà dei fatti questo prodotto non è nato ora, è un prodotto
che esiste già da tempo ed era già stava iniziando ad essere utilizzato proprio in questi ambiti, tant'è che alcune aziende lo inseriscono proprio in fase costruttiva. Ci sono aziende importantissime di piastrelle o di mobili per uso medicale che lo inseriscono già in fase di produzione proprio perché per sfruttare la sua capacità di igienizzazione e di sanificazione completa. Meraviglioso. E non solo, anche ed è verificabile su internet e quant'altro, alcune grandi SPA nell'ambito del calcestruzzo lo stanno inserendo all'interno proprio delle mescole perché ha questa capacità anche di abbattere gli NOx che sono i principali le principali cause dell'inquinamento, e quindi si pensa che costruendo con questo materiale si possa abbattere quello che è l'inquinamento anche cittadino e urbano. Fantastico, veramente fantastico. Allora www.sanificaretorino.it, questo è il sito, lì troveranno tutti i riferimenti in ogni caso, chi non riesce magari adesso a prendere il numero di telefono o l'indirizzo email. Troveranno tutte tutte quello che serve per poterci contattare facilmente. Bene, allora non possiamo fare nient'altro che augurare a voi di sanificare buon lavoro. Ovviamente immagino che in questo momento sarete molto impegnati perché abbastanza, direi di sì. Difatti sono riuscita ad acchiapparti al volo questa mattina, ma sono contenta perché questo tipo di informazione è quella che vogliamo dare ai nostri ascoltatori, perché questo può essere utile ovviamente nella loro vita sia professionale che privata. Grazie. Noi è sempre un piacere poter dare qualche aiuto, qualche supporto, quindi ringrazio te, ringrazio tutti e un abbraccio virtuale, perché in questo momento quello si può fare. Certo, grazie Gianluca Vulzovi di Sanificare. Grazie e a presto, ti aspettiamo ancora qui su Radio Dream on Fly, prestissimo. Molto volentieri, grazie a tutti, ciao ciao. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly, è martedì e come ogni settimana incontriamo la nostra counselor del cuore, quella preferita, Elena Beltramo, che ho raggiunto telefonicamente. Buongiorno e bentrovata Elena. Buongiorno Mariella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ma che bella accoglienza che mi hai fatto, ma stupenda, sì, grazie. Ma perché è vero, sei presente, stai dando delle soddisfazioni grandissime, un po' anche a noi come radio, perché abbiamo piacere di avere una professionista come te che sta facendo moltissimo per aiutarci a superare i momenti, non solo questo del Covid, ovviamente che è quello che ci preme di più in questo periodo, ma anche tante altre situazioni della nostra vita. Però Elena, noi siamo ancora in Covid e siamo ancora nella fase 2. Abbiamo superato un momento, direi, veramente terribile. La fase 1 abbiamo vissuto un po' nel silenzio, nell'isolamento, non sentivamo rumori, non sentivamo vociare di bambini. Adesso cominciamo, da ieri la fase 2 è iniziata. Un pochino però frustrati, ci siamo. Come possiamo superare, reagire a questo senso di frustrazione? Certo, allora la frustrazione è proprio un sintomo di questo periodo, perché di questa ripresa, quindi da ieri, perché molte persone sentono un vuoto, quindi la mancanza di qualcosa, si sentono frustrati. Per quali motivi? Allora ce ne sono svariati ovviamente, perché ognuno ha vissuto una sua realtà. Certo. Vediamoli un pochino insieme, così facciamo un excursus. Allora intanto vediamo che ci sono delle persone che in questo periodo di isolamento hanno vissuto dei bei momenti in famiglia e quindi oggi, che già da ieri, stanno patendo il distacco per la ripresa delle abitudini frenetiche, no? Quindi sentono una mancanza, sentono una malinconia, un'assenza, direi un'assenza. Un'assenza, esatto, proprio così. Poi c'è invece chi la convivenza, cioè questa convivenza forzata, li ha
portati all'esasperazione, quindi magari che si è anche separato, ok? E oggi si ritrova ad affrontare delle nuove realtà, una vita diversa, da solo, con grandi cambiamenti, e quindi anche con tutto il vuoto che tutto questo lascia, no? Il senso di sconfitta, di frustrazione, di fallimento, che è proprio una conseguenza appunto delle varie separazioni. Certo. Per cui anche questo è fonte di grande frustrazione. Poi pensiamo anche a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari per il coronavirus. Certo. E quindi oggi si ritrovano davanti a una realtà completamente diversa, dove manca la persona cara, ma devono anche gestire quelle che sono le case, gli appartamenti, gli averi, no? Di queste persone, certo. Svuotarle, darle nuove destinazioni, gestire debiti e quant'altro, quindi tanta roba, tanto carico emotivo che crea stress e frustrazione, ok? Sì. Oltre al rimpianto, i sensi di colpa, la mancanza per la persona, il fatto di non aver più goduto dell'ultimo abbraccio, no? Delle ultime cose. Terribile, terribile, sì, è vero. Vogliono dire, esatto, sì, terribile davvero. Poi c'è tutta un'altra classe di persone, cioè tutti coloro che hanno perso il lavoro, ok? Che non sono, dove hanno avuto contratti non rinnovati, dove sono stati licenziati perché le aziende chiudono. Quindi persone che oggi si stanno sentendo smarrite e anche impedite nel proseguo della loro vita, delle loro soddisfazioni, dei bisogni principali, no? di sopravvivenza. Certo. Quindi veramente un grande trauma per queste persone, magari non preparate all'imprenditoria, quindi abituate ad avere un posto di lavoro che oggi non c'è. Per queste persone davvero c'è un grande cambiamento, per cui hanno bisogno di adattarsi a nuove realtà, guardarsi intorno, magari accettare anche quello che arriva, ok, come inizio di lavoro, giusto per non rimanere sprovveduti economicamente, per poi di nuovo ripresentarsi al mondo del lavoro con le loro competenze, ok? Perché può succedere anche questo. Mai abbandonare, certo. Che si deve accontentare di fare un lavoro non suo, con mansioni che non gli spettano, però per sopravvivenza devono adeguarsi. Per cui questo è fonte di frustrazione, perché vengono a mancare proprio le soddisfazioni personali, ok? Certo. Un senso più di completezza. E poi ci sono persone che si stanno anche reinventando lavorativamente, perché hanno magari una loro attività, e quindi pensiamo ad esempio a chi ha il bar, chi ha il ristorante, no? Che devono ovviamente adeguarsi a nuovi standard, a nuove tipologie di gestione, ok? Sì. Con anche una differente entrata economica, per cui basicizzare il tutto in modo differente. Insomma, anche questo è causa di frustrazione, anche perché magari prima guadagnavi un tot, avevi un tenore di vita diverso rispetto al fatto che devi accettare magari delle mansioni più basse, quindi meno retribuite, quindi questo genera ovviamente rabbia e frustrazione. Altro che, anche perché comunque, parliamoci chiaro, la sicurezza è relativa, no? Perché per quanto uno possa essere forte, coraggioso, far fede a se stesso, sulle proprie capacità, comunque noi non sappiamo il domani cosa ci riserva, no? Potremmo essere, tra virgolette, fortunati, perché magari abbiamo seminato in un certo modo, perché siamo veloci nell'adattarci alle nuove esigenze, ma non è per tutti, no? Quindi in effetti c'è un grande punto interrogativo. Elena, la lezione che possiamo imparare da questo momento è che del domani davvero non v'è certezza? Esatto. Quindi io ribadisco che è fondamentale puntare tutto su se stessi, perché una persona che è forte, una persona che è preparata su più fronti, ok? Quindi che ha anche sfruttato questi 2 mesi per studiare altre materie, per approfondire la propria, per specializzarsi,
insomma si è acculturato, no? Ha aperto la mente, ha seguito corsi, ha ascoltato altri, certo. Ma altri non di critica, altri imprenditori, altre idee proprio di lavorative, sì. Ecco che questa persona cadrà sempre in piedi perché è preparata su più fronti, ok? Sì, sì. Quindi ha maggiori possibilità rispetto agli altri. Chi non l'ha fatto ovviamente si adegua a quello che capita, ok? Perché certo. Rimane fermo, fossilizzato sulle proprie idee che non sempre sono vincenti oggi, ok? In questo momento. Per cui l'invito che io faccio è sempre quello comunque di cercare di aprire gli orizzonti e appunto prepararsi in modo specifico su delle tematiche. Sì. Faccio l'esempio dei bar, no? Sì, sì. Un bar che fino a oggi ha lavorato, fino a ieri perlomeno, ha lavorato offrendo il caffè, i panini, insomma le cose classiche alle persone di passaggio, sì. Potrebbe magari specializzarsi negli happy hour, ok, quindi a pericena, potrebbe specializzarsi su, non so, un tramezzino particolare che faccia tendenza, che richiami l'attenzione delle persone, potrebbe creare dei momenti a tema con delle musiche particolari, insomma ognuno ovviamente porta avanti poi la propria personalità, però se nel frattempo si è specializzato nel fare una cosa piuttosto che un'altra, ovviamente potrà offrire qualcosa di nuovo ai suoi clienti per attirare l'attenzione anche di persone nuove che magari del caffè non interessa nulla, certo. Quindi non sono mai entrato in quel bar, no? Per cui insomma tante idee, tante alternative ognuno le può applicare, però giustamente bisogna prepararsi bene, essere pronti e pubblicizzarle anche, certo, utilizzare, certo. Ad esempio i social sono dei mezzi straordinari. Molti dicono, sento dire, perlomeno che dicono a me, no, io non apro una pagina Facebook perché su Facebook ci sono tanti argomenti che non mi piacciono, si può essere fraintesi. Però io dico una cosa, io lo utilizzo moltissimo Facebook perché da un lato sono animalista nel mio profilo personale, sì. E poi ho altre pagine che sono rivolte alla mia attività. Bene, io veramente ho sempre solo incontrato persone splendide, quindi dipende sempre molto dai contenuti, da come ci si presenta senza farsi fraintendere, quindi se sì. Si aprono delle pagine specifiche sull'attività, uno può anche far vedere mentre prepara il panino, no? Fare un ma video, certo, in diretta. Ma certo. Ragazzi, sto preparando il panino, venitemi a trovare, dai che lo venite a assaggiare, no? Lo gustate sì. Anche voi. Anche perché i social servono proprio per condividere. Uno dice, ma perché pubblicate le cose che fate? Ma perché serve a condividere? Esatto. Quindi... esatto, non è per raccontare cosa ho fatto, cosa ho mangiato, esatto. Cosa ho parlato, cioè. Però e lì i problemi nascono proprio perché si raccontano troppo i fatti propri, un no? Po' troppo alla mercé anche di persone non pulite. Ma se si parla di attività lavorativa, se si è trasparenti, se si è gioiosi e si trasmette questa gioia, diventiamo contagiosi, no? Quindi sì, esatto. Attiriamo le persone, perché poi alla fine è sempre quello che c'è dentro il nostro cuore, no? Che si riflette fuori. Per cui, ecco, questi sono ad esempio dei suggerimenti che io posso dare, e come questo tanti altri, cioè basta proprio aprire un attimino la mente e si cade in piedi, si trovano delle alternative. E poi soprattutto, io parlo adesso in questo istante ancora per gli imprenditori, sì. Essere molto 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 attenti alle esigenze dei clienti, non alle proprie, perché è logico che un imprenditore ha bisogno di incassare soldi, sì, questo certo. È logico, altrimenti non campa, no? non vive, questo è sottinteso, ma se si punta tutta la propria attività solo esclusivamente sugli incassi personali, allora l'attività non è garantita come risultati, ok? Certo. Anche se molti ci riescono. Oggi, soprattutto in questo momento, le attività vanno fatte con il cuore,
vanno fatte veramente con amore verso gli altri, per dare delle soluzioni agli altri. Allora, solo in questo modo le persone che ormai sono stanche, sono altrettanto frustrate appunto per i loro motivi, certo, ci raggiungono, ma perché sentono che noi ci prendiamo veramente cura di loro, ok? Certo. Allora, se io ho un bar, avessi un bar e facessi il caffè per queste persone, il caffè lo offrirei accompagnato a un sorriso, a un cioccolatino, a un pensierino, insomma, no? Sì, che sì, può sì aiutare, soprattutto in questo momento, ok? Perché la persona si sente coccolata, è quello di cui ha bisogno. Allora, se noi facciamo attenzione appunto alle necessità degli altri, dei nostri clienti, ognuno ha i propri ovviamente, ognuno sa cosa serve ai suoi clienti in questo esatto momento storico, e allora il risultato non può altro che essere positivo, ok? Assolutamente, quindi... è vero. Guarda, certo, posso farti un esempio proprio, certo, tangibile. So che magari a chi ci sta ascoltando è già capitato, perché credo che questo, sì, sia un atteggiamento, quello che hai appena detto, no? Quello di fare la coccola, quello di dare attenzione al cliente, farlo sentire diciamo accolto e ben voluto, perché anche forse una forma di ringraziamento: ti ringrazio per esserti rivolto a me per il tuo caffè, certo, per la tua pizza, per quello che vuoi. Certo. Io ho avuto le prove, no, di questo atteggiamento. Capisco, ad esempio, ho ordinato del cibo qui a casa mia, al domicilio, perché tu sai che per il momento si può solamente fare così. E la coccola che ho ricevuto è stato, non, a parte il fatto che non era assolutamente dovuta questa cosa, ma io ho ricevuto insieme una buonissima bottiglia di vino bianco e in più un piatto a parte nuovo che avevano sperimentato e che volevano farmi assaggiare. Quindi, cioè, voglio, oltre ad uno sconto del 30%, quindi non, certo, mi sono sentita solo contenta, ma mi sono anche sentita voluta bene. Già, è così, brava, e questo fa scattare poi un senso di gratitudine, cioè sicuramente ti darà poi voglia di ritornare. Sì, ho già chiamato altre tre volte, figurati. Certo. E quindi se si cambia la mentalità e si comprende che anche chi è dipendente può fare un ragionamento di questo genere, perché quando noi ci prendiamo cura degli altri, comprendiamo che il datore di lavoro, per quanto possa essere antipatico, comunque ha delle sue esigenze, ha delle sue difficoltà, sì, ha dei suoi problemi, sì, se noi ci mettiamo un attimino nei panni dell'altro, riusciamo a comprendere tante cose e il nostro comportamento davvero invoglia poi ha un senso di gratitudine, certo, comunque ci attiriamo sicuramente cose migliori rispetto a quello che magari si riceve. E no? Dimentichiamo anche una cosa importante: la gentilezza, sia darla che, sì, riceverla, paga. Assolutamente, sì, assolutamente, è una moneta potente questa, davvero, della quindi, gentilezza, poi quindi... fa proprio bene al cuore. Una volta si educavano i figli alla gentilezza, oggi non più tantissimo, però io invito davvero a farlo, perché però Elena, col tempo la gentilezza, ti parlo degli anni passati, forse adesso la stiamo un pochino più riscoprendo come valore, aveva assunto la connotazione di ipocrisia, nel senso di false cortesie, gentile ma non è vero, eccetera eccetera. Certo. Adesso come possiamo rivalutare questo valore della gentilezza adesso come adesso, perché non lo è più tantissimo, nel, certo, senso che molti travisano la gentilezza per ruffianaggine, per falsità, insomma sei gentile perché ti conviene, ecco. Certo, allora diciamo che con il discorso isolamento, Covid, paura generale, dove ci siamo ritrovati tutti sullo stesso piano, sì, indipendentemente dalla classe sociale, educativa e quant'altro, le maschere sono sparite, ok? Quindi siamo realmente quello che siamo, ognuno si è mostrato per quello che è e continua a mostrarsi per quello che è.
Quindi, tutto sommato, se l'atto gentile è falso, è anche abbastanza smascherabile, ok? Sì. Riconoscibile. Per cui una gentilezza sincera è quel... e quell'atto umile, discreto, soprattutto non eclatante, che si mantiene nel tempo, quindi che viene certo, brava. E non una tantum, è solo nei momenti di convenienza, okay? Nei momenti meno convenienti, diciamo, certo, okay? Certo, per certo. Cui è proprio un'educazione, è proprio un comportamento insito nella persona che è stata addestrata per essere gentile. Che poi la gentilezza si manifesta anche con un semplice grazie, con un sorriso, appunto con la gratitudine, no? Certo. Senza la scontatezza che tante volte si verifica, no? Dove tutto è dovuto. Invece la persona gentile è quella che si prende anche cura degli altri, senza trascurare se stessa, ma che tiene conto anche degli altri, sì. Ecco. Quindi un'esercitazione anche alla gentilezza, al sorriso? Sì, certo, perché anche il sorriso è una socializzazione, no? È uno scambio. Certo. Quindi, non so, una persona che mi lascia passare anche solo con la mano, con la mano uno la ringrazia, no? Certo, è vero, ti fa anche star bene. Dico, guarda un po' che gentile. Esatto. E lì non c'è ruffianaggine, lì non c'è falsità, quello è proprio un atto gentile, insomma. No, è proprio un ringraziamento per l'atto gentile dell'altra persona, no? Quindi sono piccoli gesti che se la persona è stata educata rimangono. Sì. È come, faccio questo parallelismo, come avere un cagnolino e non educarlo e fargli fare tutto quello che vuole. Ecco. Ma dico che il cane continuerà a fare quello che vuole, perché nessuno l'ha indirizzato verso un comportamento piuttosto che un altro, no? Ma se il cane è stato educato affinché non faccia la pipì, che ne so, davanti a un certo portone, certo. O il nome delle macchine, ecco che il cane non lo farà, perché sa che non bisogna farlo, il suo standard è un altro, la sua mente certo. Focalizzata su altro, e la stessa cosa vale per noi. Bene, allora più o meno abbiamo capito che questo è stato un momento che, anche se non volevamo, è stato un momento di crescita nel bene e nel male, esatto. E che quindi la frustrazione possiamo superarla attraverso un atteggiamento sicuramente più sorridente, più gentile, più buono e soprattutto più propositivo, con molta fantasia per reinventarsi. A questo punto, Elena, visto che il nostro tempo a disposizione è terminato, vogliamo ricordare che all'interno del tuo sito starsempre bene.it ci sono tutte le informazioni che vi serviranno ai nostri amici per poterti contattare, ma non solo, perché non so se tu continuerai la tua attività sui social. Allora sì, anche se da ieri ho ripreso a pieno ritmo, quindi ovviamente con tutto il permesso da parte del mio comune, quindi sì, sarò ancora sui social. Giovedì mattina mantengo l'appuntamento alle 10. Perfetto. Con la diretta live sulla pagina Facebook Star Sempre Bene, sì. Che poi rimane registrata, quindi chi lo desidera lo può, certo, lo può guardare, certo. E poi anche su YouTube continuo a mettere dei video, quindi anche lì sul canale Elena Beltramo Star Sempre Bene potete trovare di tutto. Sarò meno presente, ma per i tempi limitati che adesso io comincerò ad avere, però ci sono, rimango a disposizione anche per supporto emotivo, telefonico, ci sono per tutti, assolutamente, magari anche gratuitamente per chi ha bisogno. Magari la prossima settimana ci dirai in forma del tutto, anonima ovviamente, quali sono le problematiche che maggiormente hai incontrato in questa prima settimana di incontri. Certo.
Certo, volentieri, assolutamente. Così facciamo un breve resoconto per capire a che punto siamo, perché magari insomma c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che ci si può, che potrebbe riconoscersi e avere comunque bisogno del tuo supporto nel caso non ci avesse ancora pensato. Ecco, solo quello. Certo, sì, perché poi essere supportati non vuol dire essere malati. No, no, certo. No, vuol dire solo avere magari a volte bisogno di un aiuto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Esatto. Riprendere il proprio cammino da soli, quindi bene. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Elena. Io allora ricordo ancora www.starsemprebene.it, poi le pagine social, le pagine social di Star Sempre Bene o Elena Beltramo, il canale YouTube Elena Beltramo Star Sempre Bene. Ricordiamo che tu sei una counselor e quindi supporti chiunque abbia bisogno di avere un aiuto emotivo in un particolare momento. E soprattutto parleremo anche delle nuovamente, ancora non l'abbiamo ancora fatto questa settimana, dell'ipersofia, il metodo che tu hai creato e che tra l'altro hai anche delle cose che potrei far fare ai nostri amici ascoltatori qualora volessero intraprendere anche questo percorso con l'ipersofia emozionale. Assolutamente, sì. Grazie. Abbiamo per tutti strumenti per superare ogni crisi emotiva. Meraviglioso. Grazie per essere stata con noi anche questa settimana. Ti aspettiamo sempre martedì alle 11.30 qua su Radio Dreamfly. Ciao Elena. Ciao Mariella, ciao a tutti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dreamfly. Radio Dreamfly. Con noi fai decollare la tua impresa. We are.
Monflavi. Con noi fai decollare la tua impresa. Prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Di Radio Dream on Fly, dai sogni ai fatti con la Patti, in questa ultima puntata radiofonica di maggio, al piacere di ospitare Marco Borelli, frontman del progetto Imarcondiro. Benvenuto a dai sogni ai fatti con la Patti. Ciao Marco, come stai? Ciao, tutto bene. Tutto bene, come stai trascorrendo questo momento così di ripresa, un po' reduci da questa difficoltà? Ma in realtà non ci siamo mai fermati, devo dirti la verità. Abbiamo continuato a produrre, a realizzare cose, quindi abbiamo approfittato del momento per continuare a lavorare, a fare delle nostre idee un po' una realtà. Bene, molto bene. Come anticipavo, Marco, tu sei il frontman del progetto Imarcondiro, ma raccontaci un po' di te. Com'è nata la tua passione per la musica? Beh, è nata veramente tanti anni fa, devo dirti, fondamentalmente da bambino, da bimbo, proprio 4-5 anni. Quindi diciamo in un momento in cui probabilmente fosse arrivato un altro impulso, in quel momento avrei fatto altro. Se ad esempio fosse arrivato dall'America uno zio calciatore, magari sarei diventato calciatore. Invece è arrivato uno zio dal Canada che mi ha portato un pianoforte
di legno, giocattolo piccolino di un paio di ottave, forse chissà, non mi ricordo bene. Io ho iniziato a strimpellare questi tasti, così seguendole soprattutto quello che mi arrivava dall'evo mediatico di allora, ovvero dalla televisione degli anni Ottanta. Un periodo in cui arrivava tanta musica tipo Vangelis, ricordo benissimo la pubblicità della pasta Barilla o altre pubblicità che arrivavano alle orecchie di un bambino degli anni fine 70, nella culla dell'evo mediatico, e quindi strimpellando questo pianofortino ho compreso che probabilmente quello poteva essere un modo per raccontare altre cose alla gente. La tua passione più grande è quella per la canzone popolare. Cosa ti ha colpito di questo genere? La mia passione più grande è la musica, cioè è tutta la musica, è musica popolare. Questo non lo dico io, ma lo dicono grandi studiosi di musicologia e affini, come ad esempio John Blacking, che dice che tutta la musica è musica popolare perché ha senso soprattutto, e anzi direi forse soltanto, attraverso i rapporti interpersonali. Altrimenti la musica suonata nella propria cameretta, suonata solo per se stessi, è sempre solo per se stessi. Immaginati tu da bambina o da ragazzina che hai suonato un pezzo solo per te stessa, non l'hai mai comunicato al mondo perché il pezzo tuo, bene, quello non è musica, perché non arriva agli altri. Quindi la musica bisogna farla arrivare agli altri per essere definita tale, no? Certo. Quindi John Blacking diceva: tutta la musica è musica popolare, ed è anche vero, anche Mozart è musica popolare. Un gioco di parole, quello di "Oh che bel castello, Marcondiro, un di rondello". Chi non ha mai canticchiato i versi di questa canzoncina per bambini? Io stessa l'ho fatto tante volte. Guarda, quasi imbarazzo a di questa faccenda qua, perché non mi fosse mai venuto in mente. Il fatto è che in realtà sì, viene da questa canzoncina che io odiavo da bambino, perché fondamentalmente me la canticchiava mia nonna sulle gambe insieme a qualche altra canzoncina strana, tipo di un orso che si chiamava Marco. Io già sognavo di andare in giro con un circo, no, da bimbo, con mia nonna che mi cantava queste canzoncine. In realtà non è tanto la filastrocca che bisogna ricordare, ma semplicemente il nome che ha a che fare con un ritornello, con quello che è l'onomatopea nelle canzoncine, no? nelle canzoni che sì, è come dire il nome, il logo di questa band è semplicemente un ritornello, qualcosa di onomatopeico, tutto qua. Anche perché vorrei dirti, poche persone conoscono il testo per intero di questa canzoncina. Ad esempio, se ti chiedessi come continua "Oh che bel castello", mi sapresti rispondere? Non lo ricordo. "Oh che bel castello, Marcondiro, un di rondello". No. Poi dice "Noi è ancora più bello". Sì. Ok, e noi lo distruggeremo. Ah, bene. Gli altri rispondono: "Noi lo ricostruiremo e noi lo ruberemo. E noi lo incendieremo, noi lo spegneremo, spareremo cannoni, spareremo bombe". È una canzone che penso che puoi, no, avvertire anche da te, no? Che ha un sapore molto guerrafondaio, no? Quindi probabilmente si erano propinata da bambini e in effetti si cantava proprio in questo modo, in fazioni diverse, no? Cioè ognuno cantava la sua parte un po' a becco e battibecco, come si potrebbe dire. E in realtà effetti è così, una canzone abbastanza guerrafondaia, probabilmente forse dell'epoca Balilla, chi lo sa, un po' goliardica, un po' guerrafondaia. Insieme a te di chi si compongono i Marcondiro? Sono altri ragazzi che saluto e ringrazio, Frank Ranieri che suona sia strumenti a percussione come tabla, tamborre e tamburè, e anche e soprattutto il bassista del gruppo, poi Peppe Sacchi che è quello che si occupa del lag electronics, quindi sintetizzatori, e poi tra l'altro prossimamente ascolterete una bella versione nuova di
di Amati, che inizia proprio con una bella introduzione di Peppe, con Sint, che poi subito è seguita da un parlato fatto da un grandissimo attore italiano che si chiama Fausto Scelappa. Fausto Scelappa è uno dei grandi attori che questo paese ci ha regalato, insieme a Stefano Fresi, con cui abbiamo avuto anche la fortuna di aver lavorato nel videoclip Amore Vero. E ha letto queste parole così che ho scritto su questo periodo che abbiamo vissuto, su questi strani giorni, no? Che dici? Sì, sono stati atipici. Non so tu come l'hai vissuti, no? Però comunque hanno portato qualcosa di positivo, l'ambiente ha cominciato a respirare, mentre invece dal punto di vista invece personale qualcuno ne ha sofferto, qualcuno invece sembra essersi un po' rivitalizzato. Tu come stai? Io tutto bene, anch'io come voi non mi sono fermata un attimo, anche perché avendo comunque a che fare con delle realtà così musicali, anche le mie, io essendo un ufficio stampa e seguendo diversi artisti, un po' come te, no? Abbiamo prodotto anche in questo momento, abbiamo approfittato, ecco, per proporre cose nuove quando sarà possibile, insomma, coinvolgere il pubblico in maniera più estesa e importante. Quello lo speriamo tutti, speriamo di poter fare del nostro anche noi nel nostro piccolo con i Marcondio. Certo. La cosa più bella di questo mestiere è poter abbracciare anche lì, sempre virtualmente, ma anche lì si fa dal vivo il pubblico. Sì. E succede questo molte volte ai nostri concerti, ci è capitato molto spesso di abbracciare il nostro pubblico, anche se poi a fine concerto purtroppo non è facile abbracciare tutti, ma è bello quando in effetti il pubblico ha voglia di raggiungerti, certo. E questa è la cosa, certo, che manca di più fondamentalmente, credo, in questo periodo. Certo, le relazioni che fanno lo stesso mestiere che faccio io, insomma, le relazioni proprio, anche dichiarazioni tipo di Tiziano Ferro un po' particolari, sì, però comunque fondamentalmente mi rendo conto che a molti artisti manca questo, cioè l'abbraccio del pubblico, perché poi un artista, un musicista, anche una persona che fa radio ha voglia di attrarre a sé l'abbraccio del pubblico e di ricambiarlo, no? Ringraziando del, certo, fatto che hanno compreso il tuo messaggio. Certo. Prima accennavi Amore Vero, qualche anno fa appunto avete pubblicato questo singolo che abbiamo poi ascoltato in apertura e avete ottenuto un grande riscontro di pubblico e di critica. Iniziamo col citare la recensione di Vincenzo Mollica sul TG1, poi per proseguire con la premiazione al premio Anna Capri Bruno Lauzi per come migliore interpretazione. Poi c'è stata anche anche il riconoscimento premio MEI e lo scorso dicembre con il riconoscimento premio Roma videoclip per la recitazione brillante di Stefano Fresi, come dicevi, e per la regia di Marco Borrelli. Vi aspettavate un così grande successo? No, guarda, bisognerebbe definire la parola successo per dire un così grande riscontro. Questa domanda, cioè, in realtà sì, allora io devo risponderti così: se tu mi chiedessi se sei protagonista della tua vita, io ti risponderei sì. Il successo cosa vuol dire? Non lo so. Attualmente mi interessa abbastanza relativamente. In questo momento stiamo cercando di proporre qualcosa di vero, di concreto, di reale, di comunicativo il più possibile con il nostro pubblico, che credo che lo stia recependo, perché anche l'idea di fare una diretta con un audio migliore e con l'intenzione di suonare in un certo modo, no? Anche perché in questo momento è complicato veramente fare le prove o cose di questo tipo, no? Quindi l'idea di proporsi e di far capire che comunque si vuole trasmettere un messaggio in maniera compatta, perché in questo momento è fondamentale la coralità. L'abbiamo fatto anche con il nuovo videoclip, ho chiesto a più persone, anche amici fondamentalmente, di mandare un video, poi ne abbiamo selezionati alcuni
Abbiamo fatto un composite insieme a un artista che si occupa proprio di animazione video, e abbiamo realizzato, cioè stiamo per fine di realizzare questo nuovo prodotto, che è il nuovo singolo che uscirà a giugno. Si chiama Core, e di questo brano insomma ne uscirà appunto, come dicevo, la versione video, e mi auguro che, ecco, come dicevamo prima all'inizio di questo discorso, che ci consenta di poter andare in giro quest'estate a raccogliere un po' di pubblico e poter fare, anche se piccoli, eventi, perché purtroppo quest'anno non sarà difficile, non sarà possibile fare diversamente, però insomma anche è un inizio con lo streaming, sai, con le tecnologie ci aiutano a raggiungere le persone in maniera diversa. Lo streaming, perché no? No, mi viene da domandare, perché no? Lo streaming è positivo, qualcosa che deve essere accolto come qualcosa di positivo, perché io non posso raggiungerti, non posso vederti, già far entrare nella mentalità di ognuno di noi il fatto che lo streaming comunque è un punto dove esserci, senza sentirci avatar però ancora, possibilmente. Cioè, è una cosa che ci può aiutare, no, a sentirci in qualche modo vicini. Certo, no? Certo. Infatti noi abbiamo avuto questa proposta, questo lungo periodo di quarantena, da Amnesty, per far qualche diretta. Adesso fra poco ne faremo un'altra, tra l'altro, con gli amici del Be Quiet Night, del Club Tank, insomma, con chi durante questi giorni strani, come dicevamo, ha cercato di essere, come anche te, sempre combattivo, sempre sul pezzo, come si suol dire, sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Ci siamo, certo. Con voi io te lo auguro, insomma, così di poter così realizzare tutto quello che hai prima enunciato. E Dai sogni ai fatti è un programma che ho ideato con la consapevolezza che nella vita tutto parta da un sogno, e da grande sognatrice quale sono, voglio comunque lasciare spazio a chi come me, anche nonostante le quotidiane difficoltà della vita, vuole continuare a sognare. Parlando di sogni, credo che tu ne abbia realizzati già diversi, ma se dovessi pensare a un sogno, qual è il tuo sogno? Avere un pezzo di terra in un luogo a me caro, e poterla coltivare come coltivo oggi i pensieri, che questo fosse un pezzo di terra dislocato dal mondo, oppure vicino a una città, non ha importanza, ma l'importante è che sia un pezzo di terra in comunicazione con tutti gli altri. Questo fa la differenza, perché in questo mondo si può stare tutti agglomerati nelle città, come lo siamo in questo momento storico. Quello che dice anche la statistica è questo: il mondo si sta nuclearizzando, si sta spostando verso le grandi città, e quindi ad esempio Toronto negli ultimi 10 anni è cresciuta in maniera esponenziale. Ci sono ricapitato quest'anno a gennaio, dopo almeno 10 anni quasi che non mancavo, l'ho trovata, come si può dire, centuplicata. Mi auguro che la comunicazione tra gli esseri umani non continui, non si fermi, e continui a cercare il meglio per questo mondo, in questo momento che è anche sofferente, no? Abbiamo trovato un momento di blocco che ha fatto respirare il pianeta. Questo dovrebbe farci riflettere, perché in questo momento noi esseri umani ci fermiamo dal fare il nostro schifo, e l'essere natura invece si riprende e respira meglio.
è successo questo, no? Penso che è arrivata anche a te questa notizia. Certo, sicuramente così, una riscoperta, siamo tutti alla riscoperta di una maggiore umanità, cosa che per alcuni versi forse un po' utopia pensare di raggiungerla, visto la, quello... L'utopia serve, serve l'utopia e la distopia insieme, servono tutte e due. Sì. Sono quegli due ingredienti della vita che ci fanno comprendere che il caso e il destino sono la stessa cosa, ad esempio, che esiste una volontà inferiore che la nostra, quella dell'essere umano, e la volontà superiore che ovviamente non possiamo padroneggiare, come quella del caso, appunto, quella del destino, e almeno la penso in questo modo. Certo. Va bene che ci sia l'utopia, che ci sia la distopia in ognuno di noi. L'importante è che il pensiero sia sempre positivo e propositivo, perché questo momento storico proprio lo necessita. Sì, noi come specie, a meno che non vogliamo estinguerci, poi è un altro discorso. E spero mai, tanti di noi, Antonio Anatole li chiamava i suscitati della società, ha fatto un libro, uno ad esempio era proprio Van Gogh, infatti si chiama Van Gogh, il suscitato della società di Antonio Anatole. Meraviglioso libro, comunque questo tipo di attitudine la lascerei da parte, cioè la specie può continuare, potrebbe continuare a far di questo mondo un essere vivente che respira bene e respira insieme. Secondo me questo non è così utopistico, potrebbe avvenire. In termini di amore in senso appunto lato, chiediamo poi alla regia di ascoltarlo in chiusura, il vostro brano Amati, un brano molto bello, intenso, e purtroppo il nostro tempo a disposizione, Marco, è terminato. Ti ringrazio per essere stato con noi in questo ultimo lunedì di maggio, per esserti così voluto raccontare un po' di più. Come al mio solito chiudo anche questa puntata ricordando di non abbandonare mai i propri sogni, e do appuntamento a tutti voi, cari amici ascoltatori, che ci seguite sempre così numerosi e con tanto affetto, a lunedì prossimo. Ciao Marco, torna a trovarci quando vuoi. Con grande piacere, è stato veramente un piacere parlare e raccontarci. Ti aspettiamo allora per la prossima uscita del nuovo singolo, ti aspetto con molto piacere, un abbraccio virtuale per ora. A tutti voi, a presto. A te. Ciao. A presto. Ciao Marco, ciao. Sta nei nostri fondi.
Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Professionisti. È stato Billy. Già. Proprio Billy. Non è incredibile. È stato Billy Blue. Billy Blue. Billy Blue. Dico sul serio. Billy Blue. Chiavi spessi un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato. Era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del suo marro. E lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale. Gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale. Lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente. Si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente. Perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera. E tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera. Sì, perché è stato Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Ehi, ti ricordi di me? Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto: ti aiuto. E dai, e dai, abbracciami. Così è stato Billy a salvarti la pelle, quel ragazzo magro magro che ti stava sulle palle. No, ma quale odio, ma non nessun rancore, eri tu quello più debole, tu dentro stavi male. Perciò venivi a scuola, scaricavi sul mio banco veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco. Ma adesso lo hai capito, lo vedo dal tuo viso, la forza del più forte è chiusa in un sorriso. Ti ricordi di me? Io sono solo uno dei tanti Billy Blue, quelle vittime di un bullo che ogni giorno li tormenta. Ma bullo non si nasce, no, lo si diventa quando hai una famiglia distratta e disattenta. E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre, una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore. Pomeriggio cari amici di Dai Sogni ai Fatti con la Patti. Oggi ho il piacere di ospitare sulle frequenze di Radio Dream on Fly un caro amico, nonché affermatissimo ed amatissimo fashion designer, ex ballerino d'eccellenza che vanta una carriera trentennale nel mondo della moda, dello spettacolo e della danza, nonché direttore artistico di numerosi eventi di alta moda legati anche alla solidarietà. Sto parlando di Steven Torrisi. Ciao Steven, benvenuto a Dai Sogni ai Fatti con la Patti, come stai? Ciao Patrizia, tutto bene, al di fuori che siamo chiusi in quarantena per il Covid-19, per il resto va tutto bene, si va avanti. L'importante è questo, non perdere mai, come dire, così la speranza e l'ottimismo. Infatti in questo periodo da emergenza Covid-19 stai lavorando insieme ad Alviero Martini al format Al Bar di Alviero. Come nasce la tua collaborazione con lo stilista Alviero Martini?
La mia collaborazione inizia e parte tutto da un contenitore che si chiama Premio Oscar della Moda, che tu conoscerai sicuramente. È un format che ho voluto fortemente io inserire in questa piattaforma italiana della moda, perché mi sono sempre chiesto come mai la moda non è tenuta in considerazione e viene solamente tenuta in considerazione nei momenti quando c'è un festival del cinema o eventi importanti. Allora dico, perché non realizzare questo progetto? Ho realizzato il Premio Oscar della Moda e, come tu sai, ben sai, ogni anno premiamo tante eccellenze, tra cui Alviero Martini è stato premiato come Premio Oscar della Moda, statuetta in oro 2018. Da quel momento, devo dire, già io conoscevo Alviero per Donna sotto le stelle e per altre situazioni. Da quel momento abbiamo rafforzato di più il nostro rapporto. Onestamente ho ritrovato un Alviero diverso da quello che mi ricordavo quando ci siamo conosciuti su Donna sotto le stelle, perché ai tempi di Donna sotto le stelle gli stilisti erano inavvicinabili, cioè tu lavoravi in una kermesse che si chiama Donna sotto le stelle, però dovevi rimanere a una certa distanza perché loro erano intoccabili, inavvicinabili. Comunque, riscoprendo Alviero, ci siamo poi confrontati con tante situazioni, vecchi progetti e nuovi progetti, e da lì abbiamo deciso di iniziare un percorso assieme, tra cui da quest'anno abbiamo messo su, ho dato alla Maison Alve un progetto che si chiama Fashion Tour Alve by Alviero Martini, che è un modo ambizioso come andare a reclutare tante modelle e tanti modelli che poi ambiscono a diventare delle top model o dei modelli di punta del Milano Fashion Week. Come tu ben sai, poi il Covid-19 ha bloccato un po' tutto, e da lì abbiamo detto ok, io ero su a Milano con Alviero per fare la collezione 2020, poi si è chiusa purtroppo Milano per la quarantena, sono andato via da Milano e mi sono trasferito in Sicilia, dove comunque il mio territorio è la mia terra, la Sicilia, e da lì abbiamo iniziato delle chat su Instagram, io e lui, con delle persone che ci guardavano. Abbiamo fatto un po' quel salottino, tra l'altro tutti dicevano che sembrava un po' casa Vianello, Sandra Montaina e Raimondo Vianello, cioè lui persona molto impeccabile, una persona tutta d'un pezzo. Io invece sono molto fani, molto allegro, non guardo niente, quello che i saluti delle persone, ciao, cioè, neanche salutavo Elvira, ogni tanto si incavolava, diceva sì, ma controlla le persone che ti stanno salutando, saluta anche tu, e io giustamente rispondevo ad Alviero, ma Alviero io non è che li guardo, perché poi scorrono così talmente tante le scritte che io onestamente non ci facevo caso. Ma lì poi step by step, dopo due o tre settimane, ho detto guarda Alviero, ma perché non creiamo un format che giustamente uno guardandosi, come lo puoi chiamare, Covid-19, no, è brutto. Allora poi mi sono accorto che lui di dietro, della sua postazione, ha il bar dentro casa di Alviero, ha un bel bar vintage. Ho detto chiamiamolo a casa al bar di Alviero. E da lì poi è nato quel format dove abbiamo visto ospiti tanti personaggi, sì, da Milena Miconi, Luisa Corna, Carmen Russo, Patrizia Pellegrino, Nadia Rinaldi e chi più ce ne metta. Sì, tra l'altro qualcuno anche ce l'hai mandato anche tu con Terry, sì. Ci avete mandato dei personaggi, ci state dando una mano a questo format. Salutiamo Lanzi Terry che ci sta ascoltando, c'hai un Terry De Volla, l'altra blonda della TP Blondes Management. Sì, esatto. Terry è nel cuore, amica. Amica cara, Senti, esatto. Steven, con lo stesso Martini, parliamo un po' di musica ora, con lo stesso Alviero, sei reduce anche tu del grande successo riscontrato con il cantautore Marco Sentieri, di cui avete curato l'immagine al trascorso Festival di Sanremo e che abbiamo ascoltato in apertura il brano Billy Joe che ha appunto presentato a Sanremo. Che esperienza è stata per te quella edizione sanremese, tanto criticata sotto diversi aspetti e anche un po' da un punto di vista così della moda, diciamo, no? Del look degli artisti. Devo dirti che la stessa impressione che ho avuto io l'ha avuto anche Alviero, che comunque Sanremo è cambiata su tutte le varie sfaccettature, anche sulla moda. Una volta Sanremo, il palco dell'Ariston, era visto come una vetrina importante, oltre per giustamente presentare i nuovi brani, e poi anche nello stesso tempo anche per
indossare dei capi importanti di tanti stilisti big. Invece quest'anno mi sono reso conto che anche la categoria di emergenti erano dei vestiti talmente banali che ho detto, ma veramente si può andare su un palco di quello spessore vestito in quel modo come se stessi andando a fare la spesa per strada? Ho detto, ma comunque lo sai, poi quello è un mood che si creano loro poi c'è tutto uno staff di dietro che gli crea quel mood. Io avrei presentato un po' tutti i cantanti in un modo differente, però sì, è vero, mi è arrivata la chiamata dalla produzione di Marco Sentieri dove mi chiedeva se avevo voglia di dare una mano e cercare di creare un mood decente per giustamente Marco viene dalla Campania, non esce da nessun percorso neomelodico, ma lui canta italiano. Ho visto lui, mi è piaciuto e ho pensato subito che la figura di Marco Sentieri poteva essere abbinata a un abbigliamento di Alviero Martino. Ho chiamato ad Alviero, ho detto: Alviero, ti va di fare questo percorso con me? Lui come persona veramente rispettosa per il lavoro e anche per tutto quello che c'è nell'ambiente della musica, della moda, mi ha detto subito sì, immediatamente. E da lì Alviero, devo essere onesto, si è messo con la sua penna, con la sua matita a disegnare, devo dire, un mood particolare. Mi è piaciuto molto, sì, devo dire che sì, ho apprezzato molto. E poi diciamo, ho avuto modo così proprio di ascoltare Alviero e dalle sue dichiarazioni praticamente questo mood è nato semplicemente ascoltando il brano. Lui non ha voluto conoscere Marco, vero? No, effettivamente è vero. Io ho detto: guarda, facciamo un incontro a Roma oppure vengo su a Milano con Marco. Mi ha detto: no, Simone, guarda, mandami un po' le foto e il brano musicale. Il brano musicale lo sappiamo tutti, è Billy Blue, che parla di Billy Blue, che lui è stato bullizzato da piccolino, perciò parla del bullismo. E lui, non lo so, l'ha ascoltato e ha creato quel mood che poi avete visto sul palco dell'Ariston, che erano di tre tipologie. Comunque era con la linea rossa, la linea gialla, la linea bianca, bianco e nero. Comunque, devo dire, un bel mood. Da lì poi ho detto, Billy Blue potrebbe essere anche interessante creare un tocco particolare per quanto riguarda i capelli. Allora ho detto, dato che purtroppo Marco aveva già i capelli corti tipo Nazeskin, l'unica cosa che si poteva fare era cercare di creare una striscia sul lato sinistro in base al colore della linea che aveva sui vestiti, se era giallo, se era rosso, eccetera, eccetera. E devo dire che poi il mood totale, visto su un palco dell'Ariston, con la sua il suo brano musicale Billy Blue, ha dato un tocco sicuramente non indifferente, e devo dire che è stato apprezzato da tutti quanti look di Alviero. Devo dire molto bello. Steven, sì, ma quando nasce la tua passione e ammirazione verso il mondo della moda? Patrizia, io devo esserti onesto, per me, io l'ho avuto sempre fin da piccolo. Ho avuto purtroppo un membro di famiglia sempre contro a tutte ai miei pensieri, alle mie voglie di creare o di andare avanti, ed è quello mio padre. Mia mamma era il mio primo sponsor, tutto quello che io pensavo di fare, lei mi diceva: farlo con una certa etica, con un certo rispetto e con l'ambizione giusta. Perciò io onestamente ho ascoltato più mamma che papà, anche se mio padre l'avevo sempre contro, e fin da piccolo avevo questa voglia di creare. Infatti non ti nego che dopo aver finito la mia esperienza da ballerino da Raffaella Carrà, sono ritornato giù in Sicilia grazie a Iapino e Magazzù, che sono comunque, Iapino sappiamo tutti che è l'ex marito di Raffa, e Magazzù è il braccio destro di Raffaella Carrà. Mi hanno detto: sì, ma tu sei una persona che ha una marcia in più, perché non rimani dentro questo ambiente? E da lì mi hanno fatto conoscere quel simbolo enorme che è la bellezza italiana, che è Enzo Merigliani, che io non sapevo cos'era il concorso di Miss Italia, anche perché ero piccolino. Da lì ho conosciuto Enzo Merigliani, mi ha fatto conoscere la gente della regione Sicilia, Peppino Bonanno e Salvatore Gentile, e da lì ho iniziato il percorso Miss Italia Regione Sicilia. Ti dico che da Anna Valle fino a Miriam Leone sono stati i miei anni d'oro di Miss Italia come Regione Sicilia. Poi mi hanno visto tanti personaggi anche della nazionale, come Enzo Merigliani, l'avvocato La Rocca, Mimmo Del Moro, eccetera, eccetera. Mi hanno convocato per le prefinali a San Benedetto e le finali a Sarto Maggiore, dove io lavoravo dietro il backstage, c'ero cioè uno della Mir International.
come Regione Sicilia ero agenda regionale e poi ripartivo con le 12 modelle, con le 12 candidate alle prefinali a San Benedetto del Tronto e poi Salso Maggiore. E da lì ho detto ok, dato che ho fatto un bel percorso a livello televisivo, grazie a Miss Italia, a Enzo Merigliani, a Peppino Bonanno, a Salvatore Gentile, mi conosco a livello territoriale, ho uscito il mio sogno dal cassetto, ne ho parlato con mia madre, ho detto ma vorrei fare quest'altra cosa, dice qual è lo stilista, e da lì devo dire che dal 99 fino al 2002 avevo un atelier ad Acireale in Sicilia che si chiama Gerrisi Alta Moda, dove io confezionavo vestiti per tutta la corte per bene siciliana e poi per tutte quelle ragazze che tra virgolette uscendo da Miss Italia erano un passo a fare il cosiddetto il debutto alla società. Allora creavo l'abito del 18° compleanno e da lì mi sono fatto conoscere sempre di più. Poi purtroppo, come tutte le cose, dico, c'è un inizio e una fine, ho perso mia madre con un tumore nell'arco di pochi mesi, allora da lì non ce l'ho fatta più, ho detto ok, preferisco congelare questo mio sogno nel cassetto per aiutare quello che è mio padre e mio fratello, perché comunque in famiglia siamo tre uomini e una donna, perciò automaticamente venendo a mancare mia madre l'unica persona più forte fra tutte e tre ero io. E da lì ho preferito congelare il mio progetto da stilista e portare avanti quello che era Mamma Terminale fino alla morte. Poi, una volta che ho fatto questo momento devastante, ho detto ok, non posso uscirne perché sarebbe veramente una mancanza di rispetto per me, anche mia madre non vuole che io esco da questo circuito, e sono rimasto dietro le quinte a lavorare, perciò da stilista ho depositato tutte le licenze, quello che avevo giustamente richiesto per fare lo stilista, e ho iniziato a lavorare dietro le quinte organizzando eventi, ritornando a lavorare per Miss Italia, per Donna Sotto le Stelle, fino a che step by step poi mi sono creato una mia posizione e anche una mia immagine a livello certo, nazionale. Molto, molto amata, devo dire, amata e apprezzata. Come dicevi tu poc'anzi, hai vissuto esperienze come modello, ballerino e hai citato prima Raffaella Carrà. Raffaella Carrà è un'artista molto amata, a distanza sì. Di molti anni, che ricordo hai di lei? Guarda, io ho un'immagine di lei molto bella. Una donna molto pulita, semplice, una mamma mancata, questo lo dico sempre, perché tra l'altro sia io che un altro ballerino che era Billo, eravamo un pochino i suoi pupilli, i figli mancati, perché io ero classico ragazzo con gli occhi azzurri, carnagione chiara, biondino, un po' Leonardo DiCaprio, la farsa riga di Leonardo, lui invece mulatto, eccetera, eccetera. Devo dire che quando io ho iniziato il percorso da loro, inizialmente l'avevo preso con uno spirito giusto, poi dopo ho visto un pochino lo sporco che c'era dietro, ma non dietro il lavoro di tutta la produzione, ma dietro quello che c'è quando tu hai 30-40 ballerini, perché lì erano tutte prime donne, automaticamente non me la sono più sentita di continuare. Mm-hmm. Onestamente ne ho parlato liberamente con Raffaella, dicendo guarda, questo non è il mio percorso, io purtroppo a malincuore lascio, faccio le ultime puntate e lascio e me ne torno giù in Sicilia, e lei mi ha convinto fino alla fine a rimanere, e devo dire che io poi l'ho persa per un periodo. Ho avuto il piacere di vestire a Noemi a The Voice, mi pare che si chiama The Voice, sì, il programma sì. Che si faceva su Rai 2, e lì l'ho rincontrato da capo perché in quel periodo in giuria c'era Noemi e Raffa, in giuria tecnica, e da lì lei si è ricordata subito di me, mi ha detto tu sei Steven, adesso come no, e devo dire che è rimasta quella, anche se non ci vedevamo da tanti anni, è rimasto quell'affetto, io per me è la mia... Devo dire la mia quarta mamma, perché bello. Io già ne ho tre mamme. Lei è la mia quarta mamma nel mio ambiente lavorativo, devo dire. Bello, molto questo bello qua. Quello che stai dicendo. E, come dicevamo prima, come dicevi prima, quali saranno ora le maggiori difficoltà? Tu ti occupi appunto, sei direttore artistico di diversi eventi per premiare le eccellenze della moda, della bellezza e del giornalismo. Ora, quali saranno le maggiori difficoltà che si dovranno gestire nell'organizzazione di eventi di questo calibro?
Guarda, ti dico, io sono sempre in contatto, vabbè, con tanti stilisti, con Rocco Barocca, Alviero, Lella Curia, eccetera, eccetera, e tutti abbiamo lo stesso pensiero, che quest'anno purtroppo la moda non si potrà portare avanti, perché non ci sono i presupposti per poterla portare avanti, anche perché grazie al nostro governo non siamo neanche contemplati nel cosiddetto decretino, come lo chiama il caro amico Alviero Martini, perciò noi siamo l'ultima ruota del carro, anche se lo Stato si dovrebbe fermare un pochino e pensare che comunque dopo il food e la cultura in Italia c'è la moda che porta del made in Italy in tutto il mondo e ogni anno fa dei fatturati importanti, che comunque sono fatturati anche tasse che noi paghiamo allo Stato italiano, però loro ci hanno messo come se siamo una categoria, l'ultima ruota del carro, perciò trovo molta difficoltà ad organizzare. Siamo in un momento di congelamento totale. Io avevo, come tu sai, a luglio Alta Moda Piazzale Michelangelo, che purtroppo mi è saltato, poi dopo sempre a luglio Alta Moda Castello di Paternò ed è saltato anche Milano Fashion Week. Avevo creato due puntate quest'anno, il 25 e il 26, di riposo il 27, apertura a Rocco Barocca e chiusura al Alviero Martini, ed è saltato anche perché comunque il presidente della Camera della Moda intende creare il Fashion Week quest'anno tramite social. Io onestamente non trovo le basi per poter creare un evento a Milano buttandolo sui social, perché comunque Milano Fashion Week è bello quando vedi le persone, quando ci sono i buyer, quando c'è quel contesto di tante persone che lavorano, truccatori, modelle, ma fare un evento solamente per buttarlo sui social o su streaming non la vedo ambiziosa come situazione. Certo. Devo dire che anche Armani ha rifiutato l'idea del presidente, perciò ritengo che quest'anno fino a settembre è tutto fermo. Ho tenuto solamente in attivo il premio Oscar della Moda, perché ogni anno lo metto a dicembre, dell'ultima kermesse in Italia che chiude un pochino tutti i palinsesti nazionali, e devo dire che va bene proprio per questo, perché ho scelto un periodo dove le testate giornalistiche non hanno niente da scrivere, le persone vengono volentieri, comunque è un premio ormai istituito e importante, perciò ho è abbastanza conosciuto e richiesto questo progetto, perciò l'ho tenuto a dicembre, la prima domenica di dicembre, e quello si farà. Poi per il resto siamo un po' fermi, stiamo lavorando con dei licenziatari per la Maison Alve, creando altri licenziatari come il profumo, le creme, eccetera, eccetera, per la Maison Alve. Il progetto che ormai da due mesi io e Alviero facciamo puntualmente ogni sera alla gente che piace al bar di Alviero Martini, e poi per il resto attendiamo quello che il governo poi ci dice di fare. Ci indicherà, certo. Ci indicherà, purtroppo, non questo, sì. Molti artisti di fama internazionale sono stati alla conduzione dei tuoi eventi e molti fashion designer premiati. La tua peculiarità è quella di inserire sempre ai tuoi eventi una special guest, ma anche e soprattutto trattare il delicato tema della solidarietà. E permettimi, a questo proposito, io voglio sottolineare la tua grande sensibilità di uomo e di professionista. La sera a volte, insomma, ci si incontra sulle pagine Instagram, no? Anch'io a volte sono intervenuta in diretta, ci siamo salutate. Ed anche in questo periodo hai dato ulteriore prova di quanto tu sia altruista e rispettoso nei confronti di tutte quelle realtà che denotano grandi difficoltà. Vuoi parlare diciamo del tuo gesto veramente delicato? Hai messo all'asta alcuni dei tuoi quadri di famiglia per aiutare due famiglie siciliane. Ne vuoi parlare? Sì, allora, era partito sempre dalle mie dirette con Alviero, tutti vedevano i quadri dietro le mie spalle, che sono di casa qui a Catania, casa mia a Catania. Un ragazzo mi ha chiesto, dice, mi piace il tuo quadro, dice, me lo regali? Io onestamente, per come sono fatto io, che sono un po' come mia madre, Mimì Cicala, onestamente il gesto era di impacchettarglielo e mandarglielo come regalo mio. Però poi l'indomani mi ha chiamato il sindaco di Catania, e la pugliese, e mi ha detto che c'erano delle famiglie in difficoltà, se io potevo dargli una mano. Ho detto con tutto il cuore. Allora la notte porta consiglio, ho detto bene, io ho detto, io ho tutti questi quadri in questa casa che non so che farmene, anche perché mia madre è andata via a 51 anni e non se le godute e non me le godrò neanche io, perché sto sempre in giro. Ho detto ok, dato che ho tante case, tante situazioni, ho detto leviamoli, e da lì ho creato una vendita su Instagram per raccogliere dei fondi. Per più fondi raccoglievamo,
insomma più famiglie potevamo aiutare. Devo essere onesto che abbiamo raccolto quasi 1500 euro e da quelle abbiamo dato non solamente a due famiglie ma a 10 famiglie per due mesi, abbiamo mandato il mangiare perché così loro non avevano il problema di dover andare a acquistare, sì. Di andare a acquistare, sì. Il mangiare, perciò abbiamo aiutato 10 famiglie di Catania per due mesi, che maggio bello. E giugno. Molto. E ora sto cercando in qualche modo di ricontinuare questo percorso, di vendere altri quadri che sono rimasti, per aiutare un orfanotrofio che tra virgolette a me sta a cuore, perché chi conosce la storia di Steven sa che Steven è comunque un figlio adottivo. Anch'io ho vissuto un periodo in un orfanotrofio da 0 anni fino ai miei 5 anni, e da lì poi, quando sono stato adottato da questa famiglia per bene siciliana di Catania, automaticamente poi sono diventato quello che sono, ecco, sì. Grazie a mia madre e a mio padre. Perciò a me aiutare dei bambini bisognosi come lo fa il Viero, come lo faccio io, senza onestamente comunicarlo, perché io dico che la beneficenza si deve fare in silenzio, sì. Non si deve comunicare, sì. Perché non è una vetrina per me, sì. Quello è un gesto che l'avrebbe fatto, lo faceva anche mia madre in vita, quando lei era qui a Catania, aiutava tante persone senza chiedere un grazie o un ritorno di nessun genere. Mia mamma era un piacere aiutare il prossimo, e la stessa cosa lo faccio anch'io, lo faccio perché può succedere, come è successo a queste 10 famiglie, può succedere anche a me. Spero che un giorno, se succede qualcosa a me, qualcuno mi dà una mano, ma se non mi dà una mano non succede niente, perché alla fine, come diceva mia madre, aiutati che Dio ti aiuta, che comunque io, grazie a Dio, trovo sempre il modo per risollevarmi. Grazie a Dio, non so questo qua. Beh, è importante quello che stai dicendo, perché poi voglio dire, la solidarietà è importante. Poi in questo specifico momento che abbiamo tutti attraversato, speriamo che ci si sia riappropriati un po' del senso della vita, no? Io lo spero. Speriamo, insomma, che questo sia... Spero che il Covid abbia fatto capire comunque cosa sono i piccoli gesti, sì, cose che si erano, sì, persi in questa, è vero, Italia. È vero. Perché tutti pensano, perché io sono tizio, allora vuol dire che io rimanco a distanza. No, io sono Steven che faccio il mio lavoro come Alviero fa il suo lavoro, però quando torniamo a casa siamo persone normalissime. Io ho sempre tenuto, infatti quello che ringrazio a mia madre, di tenere sempre piede a terra. Fuori del mio ambiente, quando faccio un evento, tutti mi chiamano lo Scassamarroni, perché sono uno che tengo molto a quello che faccio come progetto, perciò deve defilare tutto dritto. Però al momento che io apro e chiudo il sipario del Premio Oscar della Moda all'una del mattino, io ritorno al normale come una persona banale che è venuta lì a guardare il mio evento. Non mi sento di aver vinto non so che cosa, per me l'unione fa la forza. È quello che mi riconosco, l'umiltà su questo ambiente, cose che non ce l'hanno molte. E devo dire che però in questo periodo mi sono confrontato con tanti personaggi per telefono, e devo dire che molti lo stanno capendo, che è meglio tenere i piedi a terra, perché purtroppo, come diceva Totò, siamo tutti in una livella. Prima si usava questo pensiero per la morte, diceva Totò, ma il Covid ci ha fatto capire che anche in questa circostanza siamo tutti nella stessa livella, la famosa livella di Totò, siamo tutti allo stesso livello. Condivido il tuo pensiero. Steven, a questo punto del tuo percorso artistico e umano, a chi rivolgeresti un ringraziamento speciale e perché? Allora, devo ringraziare molte persone, prima di tutti mia madre, perché sono quello che sono, grazie a lei, sia a livello umano, sia a livello di persone e tutto quanto, perché grazie a lei. Dream on Fly Radio. Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Buon pomeriggio amici di Amarella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Anche oggi ho un professionista da presentarvi, come spesso faccio durante l'arco della giornata. Qui a Radio Dream on Fly abbiamo e amiamo presentarvi sempre grandi professionisti e soprattutto quelli che ci portano delle utili novità per la nostra vita, visto che saremo soggetti a grandissimi cambiamenti nel nostro modo di vivere. Io ho pensato bene di presentarvi
presentarvi Enzo Trapani della ET Technologies, perché lui ci deve presentare in anteprima, devo dire, una nuova mascherina. Ne parliamo direttamente con lui. Enzo, buongiorno. Buongiorno Marielle, buongiorno a tutti. Allora, ho già anticipato l'argomento per la quale ti abbiamo contattato, perché so che nel mercato sta per essere, e già credo disponibile, un tipo di mascherina riutilizzabile, molto molto bella tra l'altro, che è molto facile anche da utilizzare. Vero, vero, esatto. Sì, è già disponibile sul mercato, anche se da pochissimi giorni. Grazie per... sei tra quelli che fanno complimenti per il design. Sì. Devo dire che più complimenti li abbiamo ricevuti ancora per il comfort, perché adesso poi parlando della tipologia costruttiva e dei materiali utilizzati, sì, si capisce meglio per il comfort. Sì, è proprio un progetto nuovo che purtroppo è figlio del momento. Sì, è una necessità, diciamo, no? Ecco, però rispetto a tutto quello che vediamo in giro, e soprattutto quelle che io già utilizzo, guardando in prospettiva i mesi caldi che ci devono arrivare, perché arriveranno, e dovendo uscire anche di casa, il ritorno del fiato addosso effettivamente dà un po' fastidio. Credo che ci sia un buon vantaggio nel fatto che questa mascherina sia filtrante, ma abbia un filtro molto particolare che ci permette di non sentirci soffocare. Allora, la mascherina è stata pensata in questo modo. Sicuramente ogni ostacolo di fronte a bocca e naso in qualche modo vincola la respirazione, seppur in una certa misura. E man mano che si tende a cercare di migliorare il tipo di filtraggio, quindi impedire passaggio di qualsiasi cosa, quindi dalle micropolveri, polveri, batteri e virus che sono contingenti, certo, sì. E quindi chiaramente man mano che si stringe la dimensione dei fori, dei filtri che quindi si devono occupare di trattenere questo genere di agenti, chiaramente un pochino vincola. Sì. Quindi noi abbiamo cercato di agire in questo modo. Il filtro, la mascherina è composta da due componenti, perché abbiamo cercato di tenere presente un paio di aspetti. Il primo è il comfort, quindi tutto quello che è a contatto con la pelle, con le guance, con il naso, con il viso, sì, è fatto in una gomma ad uso alimentare sostanzialmente. Si tratta di un simil silicone, adesso senza scendere magari troppo nel tecnico, perché se no nessuno va magari... Quindi piuttosto morbido, no? Quindi sei un po' tipo molto silicone, molto morbido. Sì. Ma ha proprio una sensazione molto setosa sulla pelle, quindi decisamente confortevole e piacevole rispetto a, lo dico poi da uomo con barba, quindi rispetto al fastidio che generano normalmente le mascherine. Sì, 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 sì. Persino quelle chirurgiche, voglio dire. Ah sì, certo, la chirurgica, difatti alludevo proprio a quella. Beh, quella chirurgica è quella meno disagevole, quelle lì che sono con dei filtraggi superiori sono tutte un pochino più scomode, più fastidiose. La mascherina chirurgica in qualche modo aiuta meglio, aiuta di più, è più agevole, ma... E lo so, però dopo due volte la devi buttare, esatto, poi la devi subito buttare perché sono monouso quelle chirurgiche. Sì, ma allora il discorso è, allora, il filtraggio è molto basso, il fatto di buttarla è nella natura della mascherina, nel senso che è un filtro, in qualche modo esiste un filtro, sì, che si occupa di trattenere queste cose, quindi prima che vada a saturazione, prima che qualche cosa possa essere non più trattenuto perché intriso, è bene sostituirlo. Sì. Il lavare le mascherine è una cosa a dir poco discutibile, per mille motivi, magari non è bene, cioè, non so se è il momento questo di entrare, però semplicemente siccome parliamo di sostanzialmente, l'esempio, il nostro è un TNT come molte altre che ci sono in giro in commercio.
parlando del filtro, sì, la qualità del filtraggio dipende dalla stabilità di questa sorta di tessuto, che è un tessuto non tessuto proprio. Sì. La stabilità del filtraggio e della dimensione ovviamente viene profondamente compromessa con il lavaggio. Certo, certo, certo. Quindi certo, è bene che vengano buttate e non riutilizzate. Il fatto è che però, essendo una cosa che diventa decisamente facente parte del corredo quotidiano, sì, e durante tutto il giorno, mi rischia che diventi un onere così importante per le persone da indurli a non sostituirla. E purtroppo quindi, e poi si accumulano, no, le materie tossiche, certo, insomma, ecco. Esatto, questa qui è una pessima norma, in ambienti professionali è una cosa che si conosce bene, la grande distribuzione, la grande utenza no, certo, deve essere sostituito, ed ecco il motivo per cui sarebbe stata fatta bicomponente, in modo che la parte confortevole di cui parlavamo, quella che appoggia sul viso, certo, certo, rimane ed è ampiamente sterilizzabile, lavabile con qualsiasi tipo di prodotto, detergente, disinfettante, si può bollire, non teme nulla. Ottimo, ottimo. E il filtro che viene sostituito, che ha un altissimo grado di filtraggio per caratteristiche, per quantità che ne abbiamo utilizzato, sì, è veramente molto poco costoso e quindi non genera il patema d'animo che rischia di compromettere poi l'efficacia della mascherina stessa se non sostituita. Quindi, se ho capito bene, noi abbiamo una parte fissa che è la mascherina che poggia sul viso, quindi copre il naso e le guance, quindi contorna la bocca, e poi abbiamo un filtro che è sostituibile al bisogno, cioè dopo un tot di utilizzo si toglie e si sostituisce con un altro dello stesso materiale, e che noi possiamo, quindi alla fine cambiamo solamente il filtro, la mascherina, sì, rimane sempre quella. Esatto. Esatto. Hai detto niente. Certo, ma infatti la logica è proprio stata questa, cercare di coniugare un po' di aspetti negativi, diciamo più che negativi, un po' di criticità, sì, dei prodotti che sono già in commercio. Sì, sì, e certo, poi uno ovviamente se deve caricarsi di, deve fare un viaggio o qualunque cosa, caricarsi di mascherine di ricambio, una cosa o un'altra, invece prende la sua, quella praticamente che proponi tu, e mette solamente, certo, i filtrini, no, diciamo così, chiamiamoli così. Devo dire che all'aspetto del viaggio non avevo pensato, è vero. Sì, perché alla fine devo pensare, no, al fatto che devo andare via, se ho quelle monouso, quante me le devo portare? Voglio, certo, dire, ecco, mentre invece indosso già quella e poi ogni volta cambierò solamente il filtrino, ecco, sì, per chiamarlo, sì, proprio in maniera così, proprio papale. Ma è proprio quello, è esattamente questo, quella la logica, ma anche il nome, è proprio un filtro, infatti, sì, i test di filtraggio per le ulteriori, perché è tutto ovviamente già certificato, tra l'altro abbiamo certificato come ad uso medicale anche con FDA per gli Stati Uniti. Ah, bene, bene. Ma bene. Abbiamo adesso, siamo in iter e a giorni dovrebbero arrivarci le nuove certificazioni, proprio perché stiamo facendo, vogliamo raggiungere una conformità di filtraggio decisamente consistente. Beh, insomma, anche per le aziende che devono utilizzare come dispositivi di protezione, certo, per i propri dipendenti, posso pensare, non lo so, anche allo spazio che possono tenere in un magazzino, nel senso che se io devo comprare scatoloni immensi di mascherine monouso e invece ne compro un tot di queste e devo solamente mettere a magazzino il cambio per i filtri e basta. Quello certo, e devo dire per le aziende, infatti noi stiamo già fornendo grandi aziende che quindi devono mantenere tutela dei, certo, degli operai, certo, degli addetti, sì, dal punto di vista di gestione coste decisamente sì, più fattibile, sì, sì, perché parliamo di sostituire i filtri a centesimi.
Certo, non dimentichiamo comunque che le aziende hanno a magazzino moltissime altre merce, per cui se c'è altra merce che va ad occupare spazio, insomma, le cose certo, sono la logistica e lo spazio, certo, è assolutamente anche quella una e si possono, tra l'altro, a tal proposito so che un'azienda, il nostro cliente, le ha date direttamente ai, siccome parliamo che i filtri parliamo di scatolette, sì, piccine, tipo i fazzoletti di carta, insomma, potrebbe essere come, sì, come un pacchetto di fazzoletti di carta. Due pacchetti di fazzoletti di carta. Ok. Ok. E beh, infatti le hanno date ogni pacchetto, in questi due pacchetti di fazzoletti di carta ci sono 20 filtri. E allora sì, ce n'è per un bel po', insomma, ogni dipendente sì, se lo gestisce. Esatto, sono state assegnate direttamente ai dipendenti, loro poi stanno gestendo i riordini settimanali, sì, in modo da sì, avere sempre sotto controllo l'efficacia della protezione per i propri dipendenti. E poi non c'è pericolo di contaminazione, perché la mascherina, quella che rimane fissa, praticamente ognuno se la gestisce, se la disinfetta, se la pulisce sempre con se stesso, e quindi insomma più o meno, anzi dovrebbe certo, essere molto più sicura e anche economico, no, se vogliamo. Ma allora, sulla sicurezza chiaramente anche una monouso ha la sua sicurezza, viene gettata sicuramente, certo, dal punto di vista di vantaggi evidenti sono il comfort e la gestione del costo. Esatto, ecco, mi sembra un'idea veramente ottima, non possiamo fare nient'altro che fare in modo che molti professionisti, magari aziende che in questo momento stanno pensando, anche perché bisogna pensarci per tempo, perché tra poco, insomma, voglio essere davvero ottimista e mi pare di doverlo essere perché i presupposti ci sono tutti, si tornerà a lavorare, cambierà il nostro modo di vivere. Liberi tutti. Esatto, liberi tutti, però liberi con la mascherina, per cui certo, bisogna attrezzarsi in tempo, visto che le indicazioni saranno sicuramente in quella direzione. Esatto. Certo. Come possiamo fare, Enzo, per dare un riferimento ai nostri amici ascoltatori per poter eventualmente poter visionare questa mascherina, ovviamente, e tenerla in considerazione per l'approvvigionamento per la propria azienda o per il proprio studio professionale? Allora, dato che, come dicevo, è frutto di un progetto messo in piedi in molto poco tempo con l'intervento di più aziende per poter accelerare ed essere sul serio performanti, nessuno ha pensato di fare siti o cose dove poter essere visibile in questo breve tempo. Sì. Quindi, se vogliamo, possiamo lasciare il mio telefono, certo, o la mia email, e chiunque fosse interessato ad avere approfondimenti, informazioni, mi può contattare. Allora lo do io il tuo numero di telefono, se sei d'accordo, il sì, numero perfetto, di Enzo Trapani, per poter visionare o comunque avere informazioni riguardo questo dispositivo, che è appunto la mascherina filtrante ed è anche riutilizzabile, soprattutto 320 71 26 679. Mm. Mentre invece un indirizzo email, Enzo? Trapani, come mio cognome. Sì. E poi è chiocciola, sì, Empoli, Torino, Torino, Empoli, Como, Hotel, punto, Empoli, Udine, quindi Trapani, chiocciola, etec.eu. Perfetto, allora a questo punto non possiamo fare altro che fare un aggiornamento, perché sicuramente col tempo oramai siete già in produzione, sono già in produzione, quante ne riuscite a fare in un giorno con i tempi strettissimi che avete avuto, insomma? Allora, adesso siamo a 5.000 mascherine al giorno e spero, comunque l'idea è quella di raddoppiarlo entro un paio di settimane, spero entro la prossima. Benissimo, noi ci aggiorniamo nel momento in cui si entrerà ancora più nel vivo e magari daremo altri riferimenti ai nostri ascoltatori per poterle reperire ancora più velocemente rispetto a quanto non si possa fare adesso, anche se, ripetiamo, sono già disponibili. Certo, sono già disponibili, adesso infatti stiamo iniziando a fornire attività commerciali e di distribuzione, proprio per poter far sì che anche non solo gli operatori professionali che normalmente acquistano, certo, direttamente da noi, ma anche il pubblico possa approvvigiorarsene. Quindi bene, ci sono quindi le prime anche il privato, al dettaglio, certo, anche. Ecco, perfetto, perfetto. Grazie dunque ad Enzo Trapani IT Technologies per questa novità, no? Perché adesso tutto quello che verrà in avanti saranno delle novità, questa sicuramente, certo, io l'ho vista indossare
indossata ed è molto molto carina, perché poi sai che bisogna anche vedere il lato estetico, no? Un po' delle cose. È vero, infatti anche su quello, anche perché adesso a proposito di questo, come dicevo, questo è frutto di un progetto di più aziende, nel senso che ci siamo noi, i miei partner con cui produciamo materiali medicali e odontoiatrici, sì. Ma c'è anche un'azienda che si occupa di moda e fashion. Eccolo là. L'aspetto estetico devo dire che è stato certo. È stato tutto in considerazione, soprattutto nelle prossime versioni che arriveranno. Te ne dico una di vantaggio estetico che ho notato subito quando ho visto il filmato. Sì, dimmi. A differenza delle monouso che poggiano sulle labbra, quindi io donna non posso mettere il rossetto, con questo tipo di mascherina che tu hai appena presentato, essendo rigida, comunque distante dalle labbra, non toccano le labbra, io donna posso mettere il rossetto senza a sporcare la mascherina, b quando la tolgo ho il rossetto intatto. Guardi, mi sa che hai ragione, ma immagino che non ci avesse ancora pensato nessuno. È vero, hai ragione. Mettila nella lista delle cose che vanno bene. Sì, sicuramente quando usciranno, perché sono già in previsione i design che saranno approntati poi nei prossimi mesi, non saranno in previsione adesso, quelle lì proprio perché dovendo diventare in qualche modo complemento quotidiano, un accessorio. Sì, perché ripeto, una delle aziende che sono incordata si occupa proprio di design e fashion. E allora dovrete fare una fotografia mentre indossi la foto, poi la mascherina, poi la togli e hai il rossetto bello contornato senza essere stato spiaccicato nella mascherina monouso. Che sembra pure sanguinolenta, poverina. Esatto. grazie per essere stato con noi, questa grazie è una bella novità, mi sa che la ordinerò comunque. Va bene, molto volentieri. Grazie, risentirci presto Enzo, presto. Ciao, buona giornata. Ciao. Radio Dream On Fly, dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream On Fly. Oggi è il 9 giugno, sono le 15:04 e quando sentite la mia voce sapete bene che io ho con me un ospite che questa volta ho raggiunto telefonicamente e sto parlando di una consulente di bellezza, una consulente Swiss Care, una consulente che parla ovviamente di prodotti di alto livello ed è Mariangela Menso, che saluto subito. Buon pomeriggio Mariangela, bentrovata. Ciao. Allora, quando parliamo di Swiss Care parliamo di cosmetici integratori naturali al 100%. Tu sei una consulente Swiss Care e quindi vorrei che tu spiegassi ai nostri amici ascoltatori e soprattutto anche alle ascoltatrici, ma c'è una linea uomo, io lo so, quindi parliamo a tutte e due. C'è, esatto, anche perché non è detto che l'uomo non sia vanitoso o che non abbia voglia di prendersi cura di sé, insomma, ecco, meno male, io dico, meno male. Certo. E allora, quando noi parliamo di Swiss Care, però, di che cosa parliamo? Di un'azienda che ha fatto una scelta precisa, etica. Assolutamente sì, una scelta etica perché ha deciso di non usare tutta una serie di sostanze che possono essere dannose per la nostra pelle, tant'è che è stata la prima a produrre una lista rossa, che è quella che io regalo a tutte le persone con cui vengo in contatto, proprio perché noi, la filosofia dell'azienda è promuovere il consumatore consapevole, perché è sempre più importante saper interpretare l'etichetta dei prodotti che noi andiamo a mettere sulla nostra pelle quando parliamo di cosmesi, oppure se parliamo di integratori, di ciò che noi mettiamo all'interno del nostro organismo. Per cui questa azienda che nasce, è stata fondata nel 1990 per due soci fondatori che hanno deciso per la prima volta di portare gli integratori liberi in Italia, e non solo la sfida la vinsero, ma nel 2004 hanno deciso di usare la stessa
stessa filosofia degli integratori, quindi, sì, per la pelle, perché in fondo tutto quello che dalla pelle entra nell'organismo, nell'organico, insomma dobbiamo cercare sempre di più di usare prodotti che veramente non danneggino il nostro organismo. Ecco, io ti chiedo, Mariangela, qual è la dote maggiore che viene richiesta ad una crema, ad esempio, per il viso o anche per il corpo? Certo, che non contenga assolutamente, per essere un prodotto di qualità e naturale, non deve contenere tutta una serie di sostanze che purtroppo non sono vietate dalla legge, per cui chi le usa non è un fuorilegge, sì, ma se abbiamo problemi di pelle, se abbiamo, abbiamo determinate delicatezze, a lungo andare determinate sostanze possono crearmi dei problemi sulla pelle, perché c'è sempre più gente che ha problemi, sì, di pelle, questo è molto, sì, soprattutto le allergie, vero, è vero, a questa parte, sì. E se andiamo poi a scoprire, no, che crema, che prodotto sto usando, ci accorgiamo tramite la lista rossa che dentro troviamo delle sostanze che probabilmente sono quelle che hanno generato un determinato problema, per cui la nostra azienda, ripeto, per scelta etica ne usa, e veramente stiamo facendo una sorta di campagna per promuovere il consumatore consapevole, cioè per spiegare qual è, no, il modo per essere sicuri quando io acquisto un prodotto e so di avere determinate problematiche e voglio essere tranquillo, non devo trovare determinate sostanze. Quindi, questo, sì, no, intendevo dire proprio questo, nel senso che tutto quello che fa star bene la persona fa star bene anche il pianeta, perché va bene che certe sostanze non sono nocive, però se ne potessimo fare a meno sarebbe meglio, no? Esattamente. Così come per quanto riguarda gli integratori, sì, la differenza tra gli integratori può essere, no, come sono preparati, l'estratto secco della radice, piuttosto che i principi attivi, sì, la percentuale, cioè, la purezza anche, certo, la lezione di chimica, la cosa giusta, però ci tengo a dire che io sono disponibile, ovviamente, per chi ha piacere di, come dire, approfondire un po' questi argomenti. Brava. Sì. Io sono disponibilissima sia nel mio angolo del benessere, perché ovviamente io lo chiamo così perché mi piace proprio chiamarlo così, l'angolo del benessere. Beh, direi che è coerente, no, con quello che sui scherzi propone di dare e di fare. Esatto, in cui posso ricevere la persona che ha piacere di venire a dialogare con me, oppure raggiungo io la persona, non c'è nessun problema, oppure ci si prende un caffè tranquillamente. Ecco, no, bello, sì. Dove vuole la persona, insomma, questo non è certamente un problema. Ci tengo a dire che io ho accettato, no, ho intrapreso questa strada, sì, perché io ero consumatrice di questi, soprattutto gli integratori. Io ho conosciuto questi integratori quando erano ancora due miei ragazzi, che erano ancora in età molto giovanile, sì, ed ero innamorata di questi prodotti, perché l'efficacia era quello che mi faceva stare bene, perché vedevo che non funzionavano, e da una passione per il naturale è diventato il mio lavoro, e lo dico con piacere, perché in fondo, certo, no, essere dei lavoratori, degli appassionati che ne fanno un lavoro, direi che per me è un hai coniugato, certo, fare bene tutte le persone a cui voglio bene, tutte le persone a cui che si affidano alla tua consulenza. Un'altra cosa, Mariangela, ci sono degli integratori che vengono più richiesti rispetto ad altri? Qual è l'integratore in questo momento, nel 2020, più richiesto? L'integratore che viene più richiesto è quello di fare pulire il proprio organismo all'interno, fare la cosiddetta doccia interna, abbiamo bisogno di pulire fegato, che bello, no? Fegato, sì, reni, sì. Per cui direi che quello che va di più in assoluto è proprio quello di pulire l'organismo prima di iniziare un percorso, magari di una dieta, no? Faccio l'esempio della dieta, perché dopo questi mesi di lockdown, sì, c'è un po' ingolfato, effettivamente.
messo su quel notte due persone. Ma come fai a saperlo? Però, ma scusa, ma come battuta della dieta, però no, no, è vero. 2 o 3 volte l'anno fare una pulizia interna, sì, sì. È il consiglio che io da consulente di benessere do a tutti, perché ho capito, bisogna che il nostro fegato sia pulito, che riesca a funzionare come per ripristinare, certo, per ripristinare un po' tutto, beh, certo. Certo, certo. E a livello di cosmetici ho visto, mi sono permessa di dare uno sguardo al sito, che tra l'altro consiglio anche ai nostri e alle nostre amiche di andare a vedere. Basta digitare Swisscare e si trova subito in prima posizione il sito, dove c'è praticamente tutto, oltre alle notizie bellissime sul benessere, molto attuali, sempre su quello che stiamo vivendo adesso. Veramente c'è di tutto, dalla prevenzione alle azioni, consigli, alle azioni benefiche che in questo periodo addirittura Swisscare sta facendo a favore di molti centri ospedalieri di cura. E io ho visto una lista meravigliosa, nel senso meravigliosa perché è tantissimo lunga, sono tantissimi gli ospedali che verranno toccati da un'azione benefica. Esatto, esatto. Quindi questo va anche detto. Ho visto che c'è una linea completissima di cosmetici per tutto, che va dalla linea dei piedi, del corpo, del viso, veramente completa. C'è veramente per ogni esigenza, per ogni tipo di risultato.